E quello che state ascoltando è Fumble Sama. Fambolo. No, Fumble Sama. Fambolo continua a essere l'ottavo nano e fa schifo. Ma io, sì, ma io ripeto che leggo qui: oh, ho usato per i kami gli spiriti per l'imperatore o per lo shogun. Io ho talmente tanto rispetto per Fumble, tanto da esserci nella dedica di Scintiara a nome di Fumble. E quindi è Fambolo. Invece quello che state ascoltando è Fumble GDR, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Siamo arrivati al nostro quinto anno di vita. Yay! Yeah! Davvero? Eh sì. Mamma mia. Devo cambiare amicizie un po'. Cambiamo, ogni anno c'è qualcuno di diverso seduto di lì apposta per te. Vero, ok. Adesso vero, è Simone. Grazie. Non è detto così. Ho mi sento di vita breve. Adesso viene sostituito da un cartonato, che lo sa. Sì, esatto, se passa Claudio Pustorino. Se passa Claudio Pustorino potresti essere cartonato. Ah. Salutiamo Claudio Pustorino che potete sentire ancora in SideQuest, che è il nostro primo spin-off ufficiale, che è arrivato alla sua 21esima puntata. Ed è arrivato alla fine della seconda mini campagna, che fa parte di una macro campagna che è The Complex. Strano che Claudio faccia le cose complicate. Non è complicato. È solo che fate pustorinate, si tira le campagne. Come noi hanno voluto provare più sistemi in un arco narrativo e quindi hanno prima usato Tales from the Loop, poi si sono spostati su Knights Black Agent e adesso inizieranno con Mutant Year Zero, il cui sistema è praticamente quello di Tales from the Loop ma con i mutanti post-apocalittico. Ma sempre in continuity? Sempre in continuity, sì, è tutto un unico mega arco narrativo che continua dalla prima puntata di SideQuest. Ogni 20 anni, ogni ogni campagna, ogni 20 anni, personaggi nuovi. Quindi ogni volta che inizia una campagna c'è la musichetta tipo quella di Law and Order, no? Sì. Ok. Assolutamente. Che cambiavano sempre. Non lo so, invece è una nuova campagna. Esatto. La scritta è uguale ma leggermente diversa, c'è un colore diverso. Più tutti i vari spin-off che faranno dopo in tutte le città d'Italia. SideQuest Miami, esatto. SideQuest New York. Se vi piace Fumble e vi piacciono i giochi di ruolo e i giochi da tavolo, innanzitutto potete andare ad ascoltare anche Com'è quel gioco, che è il nostro podcast di giochi da tavolo. Abbiamo giocato a un gioco di cui uscirà presto una nuova puntata, di un gioco che ci è stato regalato da uno dei nostri ascoltatori. Un gioco interessante, poi molto scoprirete interessante. Come se ci è piaciuto o no. Se cosa? Niente. Fai dei cenni strani con la testa, va bene. Era un tic nervoso. Ringraziamo appunto chi ha donato il gioco in questione, che è di Guerre Stellari, ma non diciamo quale perché ce ne sono tanti. E l'avete già visto in realtà, se seguite Fumble, sì, perché l'hanno fatto vedere in puntata. Abbiamo giocato... Ma adesso non prendeteci d'assalto con le richieste di sapere qual è il gioco. Esatto, abbiamo già un impero da gestire stasera. Se volete regalarci altri giochi per vederceli giocare, il peggiore easter egg della storia, potete scrivere a gamemaster@fumblegdr.it. Potete andare su fumblegdr o su qwerty.it e fare una donazione o diventare soci se non siete ancora soci. Potete, se l'avete già fatto, ricordarvi di passare dai link nelle puntate su fumblegdr.it se dovete comprare qualcosa su Amazon, perché Amazon ci dà una percentuale di quello che dovrebbe arrivare a loro e lo gira a noi. Anche se comprate altro quando passate da... Approfittatene intanto che il Prime costa ancora poco. Esatto. Continuerà a costare poco anche dopo perché 36 euro costa l'anno. Poco, però. Comunque, ultima cosa importante, tra meno di 2 settimane c'è il play. Tra 2 settimane c'è il play a Modena. Noi saremo presenti tutti e 3 i giorni con un tavolo allo stand della Lady of the Lake che ci ospita. In più ci saranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina degli eventi che tengo io. Il venerdì per un workshop per improvvisare una sessione quando manca un giocatore importante. Quindi è una leggenda che c'era solo il pomeriggio quest'anno, perché prima c'erano degli orari strani sul sito. Diceva tipo da dopo pranzo alle tipo venerdì, sì. Ah, il venerdì pomeriggio. E sabato tutto anche il giorno e la domenica tutto il giorno. Sabato mattina, infatti, dalle 10 alle 14 faccio provare Clotos e Gattai. O Clotos o Gattai, non tutte e due insieme. Che non è quello di Vicentini, ricordiamo. No, è quello di robottoni giapponesi. Se vi interessa partecipare a uno di questi eventi, andate a scrivere una mail a gamemaster@fumblegdr.it, perché così sono sicuro di tenervi un posto al tavolo.
Detto questo, questa sera giochiamo ancora alla Leggenda dei Cinque Anelli. L'ultima sessione si è chiusa con Hakuseki che vi diceva, un po' preoccupato, che non avreste avuto più molto tempo per investigare su cosa stesse succedendo, perché gli invitati avevano iniziato ad arrivare. E stava per partire il matrimonio, forse. Hanno iniziato ad arrivare. Noi eravamo i primi. Voi eravate i primi, non siete più i primi. Cioè, siete ancora i primi, ma non siete più gli unici. E guardando dalla finestra delle vostre stanze, gli invitati che iniziano ad entrare a palazzo, vedete dalle insegne che portano che sono tutti del clan dello Scorpione. Oh cazzo! In particolare, mentre entrano, vedete che il grosso delle persone sta, quelle più ricche almeno a quanto pare, sta al centro di questa lunga fila di invitati. E una di queste persone viene praticamente portata su una portantina. E guardando la scena vi ricorda qualche cosa, perché avete già avuto a che fare con una persona del clan dello Scorpione che purtroppo non è più in grado di camminare e quindi si fa portare dai suoi vassalli su una portantina dove è necessario essere portata. Ed è la vecchia Motoko. Matita, grazie. Bayushi Motoko. Che è una delle più anziane persone di spicco del clan degli Scorpioni. È un nome comune, Motoko? All'interno del clan degli Scorpioni pare di sì. Non era il nome anche del nostro compagno? Compagno sì, che poi non che era di un'altra famiglia, però. Che era della Yogo. Famiglia Yogo. Yogo Motoko e Yogo Kennosuke era il fratello. Esatto. Che è Umon. Shosuro Umon è quello ancora vivo. Shosuro Shotaro, il cui primo nome era Yogo Kennosuke. Dovrò farmi un indice dei nomi. Te lo sto ripetendo io mentre stanno passando i tizi con la portantina. Questo ricordo vi riporta alla mente parecchi mesi fa, ormai molte lune sono passate da quell'infausto giorno di pioggia in cui Kitsune, Xiang e Shotaro si sono incontrati su una collina nei pressi delle montagne centrali dell'impero. C'è Shotaro? Lei ha appena detto chi è Shotaro. Aspetta, che cazzo? Sei stato posseduto. Non era Shosuro? Shosuro è la famiglia, Shotaro è il fratello. Non l'ho segnato quello. Le montagne che tagliano praticamente in due l'impero di Rokugan. Per chi non se lo ricordasse, anche per me, per ricordarmelo un attimo, erano due fratelli dello Scorpione. Sì. Di cui uno in realtà era la sorella. Sì. Ma alla Mulan si camuffava da maschio. Sì. Da maschio è entrata a far parte insieme al nostro gruppo dei lupi ed sì, è stata uccisa durante un duello dalla persona che in teoria amava. Esatto. Esattamente così. Previously on Fumbleful. È un po' così, effettivamente. Dicevo, le montagne che tagliano in due l'impero al centro sono territorio dello Scorpione. E vi è stato chiesto di recarvi in un villaggio che si chiama, adesso ve lo dico subito, dove diavolo, eccolo qua, Shiroshiba. Dovrei prendere una Moleskine. Che non è esattamente nel territorio degli Scorpioni. C'è scritto ovunque. Scusa, ho sbagliato. Non ho un taccuino a caso, c'è tipo otto campagne lì dentro.
Se continuiamo con nomi così non basta per una. Sì. Non era Shiroshiba, era Shiro no Soshi. Scusatemi. Shiro no Soshi? Sì. Alcuni sembrano super cazzole, però. Che sta al confine tra i, il territorio degli scorpioni e i territori del più a est, dove si trovano poi anche i Kirin unicorni e cose del genere. Quanto tempo fa sono tornati gli unicorni dalle terre oltre? Centinaio e ah, qualcosa. Ok, sono già quindi da parecchio. Comunque a me più che super cazzo mi sembrano più nomi di super mosse. Shosuromon! Boh, anche. Il paese dove vi hanno mandato è in realtà uno di quelli più grossi del clan dello scorpione, uno dei castelli più influenti. E come sempre la vostra convocazione è molto poco chiara su che cosa comporterà la vostra missione. Quando venite convocati, venite sempre convocati con una di quelle tavolette di legno che vi vengono recapitate, che vi indicano solo un luogo e un giorno in cui presentarvi. E ancora non abbiamo capito che vuol dire merda e non ci andiamo comunque. Siete tenuti a farlo perché è il vostro lavoro, se non volete venire meno al vostro, alla vostra parola e farvi cacciare dal daimyo, siete liberi di non venire però. Quando vi trovate ai piedi delle montagne della spina del mondo, sta piovendo. Shotaro è già lì, quando arrivate, che sta guardando all'orizzonte, in lontananza, Shiro no Soshi, dall'alto di una collina che sovrasta il castello. Il castello è poi a meno di un chilometro da dove vi trovate voi adesso. Mm. Mi avvicino, è tipo di spalle che sta guardando, mi metto di fianco. Forse gli scorpioni si crogiolano nell'acqua, ma è il pelo della volpe più sensibile. Non mi sembra il posto migliore dove accamparsi o fermarsi a guardare la città. È il posto dove mi è stato indicato di aspettarmi. Dopo tutto anche voi siete arrivati qua. Così diceva la tavoletta. Ora che siete arrivati potremmo andare in un luogo più piacevole sicuramente di questo. Shiro no Soshi è famosa per la sua ospitalità verso chi è grato allo scorpione. Quindi verso nessuno. Si calca il cappello di paglia sulla testa e inizia a scendere dalla cima della collina. Scuoto la testa, mi tiro sulla tunica per non bagnarmi troppo, anche se ormai sono fradicio e lo seguo. Idem, non è che rimango lì sotto là. Non sai mai. Iniziate a scendere. Sai qualcosa di questa convocazione? So che se siamo stati chiamati in questo posto è sicuramente per ritrovare qualche cosa. Shiro no Soshi è uno dei più rinomati centri di accumulazione delle ricchezze dello scorpione. Ci saranno anche Kakita e Ida? No, sono con Tsurushi-san, stanno accompagnando un bonzo. Molto caro all'imperatore, pare. Per chi non lo sa, un bonzo è un monaco. Un monaco. Ok, anche noi stiamo accompagnando un monaco da qualche parte. Vabbè, eccolo lì. È un monaco che sta accompagnando noi. Noi non ci abbassiamo ad accompagnare monaci. Lo lasciamo fare a chi è contento di farlo. No, ma amici sì. Forse. Compagni, senza dubbio. Kakita credo che si trovi già a Shiro no Soshi. Non mi preoccupa lui. Continuate la strada e effettivamente, mano a mano che vi avvicinate al castello, vi rendete conto che la ricchezza del palazzo e della città che ci sta intorno è veramente molto ostentata.
ci fanno di tutto gli abitanti del luogo per farvi sapere che loro hanno i soldi e possono fare quello che vogliono. Anche io ho i soldi. Shotaro vi accompagna attraverso le strade della città, che sembra conoscere abbastanza bene, fino all'ingresso del castello, dove mostra la tavoletta di legno alle guardie all'ingresso, e anche voi lo fate sapendo che è usanza farlo. E la guardia all'ingresso vi squadra un attimo, guardandovi attentamente, in particolare Xiang, e sofferma poi il suo sguardo su Kitsune. Nota la tua maschera, vedi sono giusto gli occhi che sembrano sorridere, perché ovviamente ha una maschera che copre il volto e non sapresti dire esattamente quale sia la sua faccia sotto, ma gli occhi ti sembra che stiano sorridendo alla vista della tua maschera, e vi fa cenno di continuare. Che intera? A loro. La mia. La tua è intera? Entrate nel palazzo, venite fatti accomodare nell'anticamera del palazzo, dove viene lasciato. Più o meno chi mi stava guardando con la maschera, più o meno capire quale clan o... dello scorpione. Lo scorpione. Quindi era la maschera quella. La maschera dello scorpione. Sì, sì, sì. Okay. E venite fatti accomodare nell'anticamera del castello, dove c'è il deposito per mettere le vostre katane, le vostre armi. E ci sono anche dei kimoni asciutti con cui cambiarvi eventualmente, nel caso sentiate la necessità. Beh sì, Monaco sì, ma non che viaggio fradicio all'interno del palazzo. Mi cambio anch'io, lascio solo il wakizashi perché non avevo altre armi, non ho viaggiato armato. Ok. Appoggi le armi, vedi che anche Shotaro appoggia le sue armi, toglie il cappello di paglia, si scrolla un po' di dosso la pioggia. Quante volte sei stato qui? Alcune, non conosco così approfonditamente Bayushi-sama, ma lei conosce me. Meglio che niente. E infatti vedete che c'è un servitore che vi sta aspettando e aspetta che voi abbiate finito di cambiarvi e appoggiare le vostre spade. E vi porta per i corridoi del palazzo, che non sono molto lunghi, ma a differenza di altri palazzi dove siete stati, il giardino interno riuscite a vederlo solo da delle finestre che si affacciano sul giardino, ma non vi sembra di vedere nessuna porta che acceda al giardino. Esatto, vi permetta di entrare in giardino. In questo caso, visto che siamo stati convocati poi effettivamente da Bayushi Motoko-sama. Ok, non dobbiamo portare un regalo. Non è necessario, ma è buona usanza. È buona usanza lo stesso. Ok. Però invece quando vai a trovare è necessario. Quello assolutamente okay. Sì. Non è per niente. Un po' arrogante. A me non lo chiedono neanche. Quando venite accompagnati e vi fanno oltrepassare la parte comune del castello, cioè, vedete che vi fanno entrare senza troppi problemi in quella che sembra essere la parte privata del palazzo. Infatti vedete che ci sono quattro guardie che stanno a guardia della stanza precedente alla porta che vi aprono per ultima. E vi portano in una camera che è molto spoglia. Non c'è quasi nulla né alle pareti né lungo il perimetro del pavimento. Non ci sono altre porte se non quella da cui siete entrati. L'unica cosa che si trova all'interno della stanza è una tenda rossa che divide in due la stanza praticamente. Ok. E appena entrate, Shotaro si inginocchia, si mette seduto davanti alla tenda, tranquillo, in attesa che la tenda si apra o che voi facciate qualcosa.
mi siedo di fianco a lui. Esatto, io imito il suo comportamento dietro di loro. Come era chiamato il Buddha qua? Shinsei. Shinsei. Sì, che un po' è un monaco. Un monaco di alto livello. Sì, ma è quello a cui danno, che gli attribuiscono tutte le cose che noi attribuiamo al Buddha, vengono attribuite a lui. Ok. Anche Buddha era un... Esatto. Ce ne sono stati tanti, quindi. E quando crede l'incarnazione. Esatto. Dopo qualche minuto che vi siete seduti, sentite che una porta al di là della tenda si apre, entrano delle persone, sono più di uno sicuramente, e appoggiano qualche cosa di pesante per terra. Dopodiché, cosa? Non lo vedete perché... Ah, dietro la tenda? Sì. Non è neanche trasparente alla Bambino d'Oro? No. No, no, non si vede assolutamente nulla, è una tenda rossa molto spessa, con ricamati degli scorpioni. Dopo che hanno appoggiato questa cosa molto pesante, si aprono le tende. C'è un cannone. No. E vedete che ci sono quattro uomini, e al centro della stanza, rialzata rispetto al resto del pavimento, La portantina. La portantina. Ok. Sulla portantina c'è quella che effettivamente sembra una persona troppo anziana per essere ancora viva. È la tipica Obaba da cartone animato. Okay. Per cui è molto rinsecchita, molto rattrapita. Alta 50 centimetri. La sua altezza si è sicuramente più che dimezzata. Compatta. E sembra perfettamente immobile, tant'è che all'inizio non capite nemmeno se stia respirando oppure io no. Io appoggio la fronte a terra. Anche Shotaro si è già inchinato. Come da etichetta. L'ho detto prima io. E dopo un attimo sentite la voce della vecchia che fa: non c'è bisogno di queste formalità. Alzatevi, Shotaro. Siete il mio ospite. Anche i vostri compagni sono nostri ospiti. Siamo fieri che i lupi abbiano deciso di accettare la nostra chiamata. Mi alzo, non ce l'ho la testa. Vedi che Shotaro rimane comunque a terra con la fronte. Io mi alzo, ci sono da testa, mi tolgo la maschera e ritorno giù con la fronte. Ah, ci sei cascato. Non ho ancora il punto in cortigiano adesso. Ah. L'ho imparato dopo. Shotaro, da piegato su se stesso. Non mi ricordo. Perché l'ho chiamato Setsuno? Ti ricorda quando sei a messa, esatto, e senti il silenzio assoluto, allora ogni tanto alzi la testa per vedere se è finito il momento di preghiera. Non sai se si possono, ti puoi alzare o devi rimanere inginocchiato. E sei l'unico piede in chiesa, boom, ti butto giù. I lupi hanno risposto alla chiamata dello scorpione come si addice a dei cani che si apprestano alla mano del proprio padrone per prendere del cibo. Lo guardo male. Non ti guarda, no, sta guardando. Sta con la testa male per terra, quindi. Che cazzo. Al che la vecchia risponde: noi non siamo i vostri padroni e voi siete i nostri pari. Alzatevi, vi prego. Non vorrei che fosse troppo stancante per le vostre giovani gambe restare ferme così a lungo. Le mie ormai non possono fare diversamente. Ma capisco che il cuore impavido di un giovane non possa essere placato. Non mi ricordo dove ho scritto il nome della tipa. Che tipa? Bayushi Motoko. Motoko, giusto. Era qua. Bayushi. E fatemi un tiro di cortigiano. Che non ho ancora. I dadi da 10 sono nel quarto cassetto. Uno l'hai già tirato fuori. Quindi è Bayushi Sama. Bayushi Sama. In caso, non Motoko Sama. Provato? Giusto. Bayushi Sama. Bayushi Sama. Bayushi Sama. Se permettete. Puoi fare il tiro di cortigiano prima, sì. O vuoi decretare la tua fine così? Beh, poi magari lo fai lo stesso. Sono ancora inesperto nella cortigianeria. Ma infatti, poi magari lo fai lo stesso. No, te lo so che vuoi questi. Cioè. No, voglio questo. Ritengo io. Cos'è awareness, no? Sì, awareness. Sì. Quindi non ho cortigiano. Più di 6 non ce l'ho.
11. Perché ne tiro due? Perché ne tiro due? Perché ne tiro due? Perché ne tiro due? Fatti una domanda e datti una risposta. Anche etichetta può andare bene, sì. Hai etichetta? C'è tu sia etichetta che no. No, ma partigiano ha detto che non lo usavo, non ce l'ho ancora. Esplode. 19. 30. Ok, adesso ti rendi conto di che cosa come sta succedendo. Shotaro, forse è un'usanza di questa famiglia, di questo specifico posto, o magari è un'usanza del clan dello scorpione, sta offrendo le sue cose e lo sta rifiutando per tre volte. Questa è la seconda volta che si okay. offre di, alza- di farle alzare e lui si rifiuta. È una versione un ma po'... Ma la fronte, dici, da terra? I suoi servizi sta offrendo. Sì, no, ma io è questo che stavo interrompendo anche, perché lui non è il capo dei lupi. Non può offrire servizi così come cazzo gli pare. I per suoi, me, sì. Per me. Lui mi ha detto quelli di lupi sono qua, sono dei cani al vostro servizio. Ma lui sta rispondendo per se stesso. È quello che ti sto dicendo, io quello che ti sto dicendo è che lui, quello che sì, sta sì, facendo sì, adesso, sta offrendo per è farsi l'offerta rifiutare. Rituale. Ok, non lo sta facendo a nome di tutti, sta facendo l'offerta rituale. Poi decidi tu che cosa ne vuoi fare di questa informazione. Facendo finta di niente, dico, qual è la preda dei lupi? Vedo che i tuoi compagni sono molto ansiosi di agire. Sono veramente dei cani, pronti a saltare al collo delle proprie prede. Se è così che volete, allora... Seguite i miei uomini, vi spiegheranno tutto. Shotaro, tu resta qua con me. Mio signore, noi siamo qua per offrire i nostri servizi alla vostra persona. Almeno questo monaco attenderà con pazienza le vostre parole. Non fate aspettare l'uomo della volpe. Vedi che... Faccio un inchino quando mi alzo. Cerco di fare un lieve sprezzo e me ne vado. Okay. E non sono imparato l'educazione dopo a furia di schiaffi, esatto. Da quelli del mio clan. A schiaffi grossi. O sì. Dello scorpione anche, perché a un certo punto. Secondo te come mi si è rotta la maschera? Cazzo. La dualità col mondo degli spiriti. No, c'è fuori gli schiaffi forti in faccia. Gli scorpioni non fanno nulla invece per dissimulare il loro disprezzo nel tuo aver rifiutato... tutto l'ambaradan e non fanno il minimo cenno nemmeno con la testa per neanche dimostrare il loro riconoscimento del tuo valore. Ti aprono una porta e senza dirti nemmeno una parola ti portano lungo un altro corridoio. Vedi che girano diverse volte in... Questi sono tutti samurai? Beh sì. Ok. Non sono i servitori che vi hanno colto all'ingresso. Possono esserci le guardie in uno di questi palazzi che non sono samurai? No. Ok. Tendenzialmente no. Le guardie che non sono samurai sono magari dei nobili più piccoli che non cioè, hanno non abbastanza né uomini o cose varie per niente. No. Ti portano appunto lungo diversi corridoi e... Scusa, e quindi le guardie cittadine? Cosa sono? Sono tipo comunque piccoli nobili? Sì, sono di samurai famiglia. Di rango magari più basso, di famiglie più piccole. Superiori che... comunque ai popolani, è chiaro. A meno che non sia proprio in un villaggio di quelli dispersi dove non c'è neanche un nobile, che allora lì sono i contadini. Perché c'è la guardia popolare. Esatto, okay. Sono i contadini che... Le ronde di quartiere. Però in tanti posti le ronde di quartiere sono illegali perché un contadino non può avere armi. E con armi si intende tutto, anche un bastone. Con armi si intende qualunque cosa. Se tu la impugni con fare e combattivo e c'è oppure un samurai se lo stai usando per accompagnarti, ma un samurai gli stai sul cazzo e dice aveva c'hai un'arma. Esatto. Okay. E da lì quel kung fu. Dicevo per la quarta volta che ti portano lungo diversi corridoi e inizi a perdere un po' l'orientamento. Quindi se vuoi cercare di ricordare tutta la strada per capire dove stai andando, dove sei nel palazzo ed eventualmente uscire, fai una prova di awareness. Se hai qualche cosa che ti può essere difesa utile, no difesa. È perché so dove come uscire perché conosco le difese del posto. No, meditazione.
Cerchi di trovare uno stato calmo della tua mente. Battaglia. Vabbè. No, sì, bomba. Io ci provo ad aiutarti. Grazie. 10. Fabbro. 10. No, ma le serrature. Caccia per orientarsi. Oh, caccia, sì, ci può stare. Ok. 19. Ok. No, 14. Sono veramente troppi. Alcuni, in alcuni punti non sei nemmeno sicuro che fossero effettivamente dei corridoi diversi. Ti pare che abbiano solo aperto delle porte di quelle che scorrono. Ti abbiano fatto passare più volte in diverse direzioni nelle stesse stanze solo per confonderti. Ok. Io mentre vado faccio comparire una lieve scintilla di fuoco di fianco a me. Come? Con l'elementale amico mio che mi segue. Ma giusto per farlo apparire, se devo fare evocazione, in caso faccio evocazione, ma giusto per fare... Ok. Facendo finta di non aver visto niente. E dopo una decina di minuti che camminate all'interno del palazzo, ti aprono un'ultima porta. E prima che aprono la porta però gli dico... Non sai che è l'ultima porta. Dico... Ok, giusto, vai. Aprono una porta che però non dà su un altro corridoio. È su una stanza finalmente chiusa, non ci sono altre uscite apparenti da questa stanza. Sembra che sia il punto d'arrivo di dove dovevate arrivare. E al centro della stanza vedi che c'è un piccolo tavolino di legno, non molto alto, su cui c'è chiaramente un piedistallo per qualche cosa, che è vuoto. Okay. Le dimensioni sono più o meno quelle di una wakizashi, però non è il tipico poggiaspada. Posso fare una prova per capire se c'era, qual era il modo più veloce per arrivare qui dalla stanza in cui eravamo? È quella prova che ti ho fatto fare di orientamento. E non era per uscire quella? Ok, è la stessa cosa. Se sai qual è la strada più veloce per tornare indietro, no, magari guardando indietro vedo che c'è la porta, quella lì che dà sull'ingresso lì. No, la prova serviva proprio a quello, a sapere dove diavolo eri nel palazzo. No, io entro e mi avvicino al tavolino. Sono tutte pareti con i muri a porta. Me li cambia. È un enorme rettangolo. Non c'è niente, è dritto. Vado al tavolino e aspetto. Intanto trattengo la battuta che volevo fare perché mi sembrava poco adatta sul gli scorpioni non hanno un grande senso dell'orientamento. Invece le volpi. Intanto nella sala dove si trova ancora Bayushi-sama, Shotaro ha offerto per la terza volta i servigi del lupo e la vecchia per la terza volta ha detto: non c'è bisogno che voi mi prostriate davanti a me, siamo tutti uguali. Una volta l'ho fatta anch'io, mi sono azzardato a prendere parola. Ah! E finalmente sentite che l'aria nella stanza si tranquillizza un po'. I due samurai che rimanevano nella stanza, che non hanno accompagnato Kitsune, si siedono anche loro, si inginocchiano. E la vecchia Bayushi prende di nuovo la parola e vi dice: io purtroppo credo di avere bisogno effettivamente del vostro fiuto più che delle vostre zanne. Ci è stata sottratta un'importante pergamena e spero che il vostro olfatto più acuto del nostro e le vostre orecchie abituate a cogliere qualsiasi rumore siano adatte a ritrovare ciò che ci è stato sottratto. È una richiesta che viene direttamente dal daimyo, quindi spero che voi siate rapidi nel portare a termine il vostro incarico. Siamo qui per servirvi al meglio delle nostre capacità. Il vostro compagno è già stato portato nella stanza da cui è stata sottratta la pergamena, ma credo che non troverà molti indizi là dentro. Credo che sia più interessante che voi facciate un giro delle mura per capire da dove sono usciti più che entrati. Lasciate che i miei uomini vi accompagnino. E a quel punto Shotaro si alza. Non ce ne sarà bisogno, Bayushi-sama. Conosco la strada. E in quello si alza e inizia ad arretrare verso l'ingresso da cui siete arrivati. Tu che fai quindi? Io seguo
Seguo... aiuto, perché non me lo ricordo. Shotaro. Shosuro Shotaro. Shotaro. Seguo Shotaro. Yoko Moko, Motoko. No, perché non lo so. Però magari vedi se si stupisce veramente lui. Fai saperlo, vengo dal futuro. Con quale katana, scusa, io lo posso fare? No, no, lui a te. Ah, lui, ok. Lei, lui, in questo momento è lui. È come gli elfi di Corello. No? Esatto. Segui Shotaro che... ovviamente dopo aver fatto l'inchino, aver salutato e tutto. Shotaro, vedi che torna verso il giardino che avete visto prima. Sì. E effettivamente, ora che lui sta guardando più accuratamente dei piccoli dettagli sulle pareti, ti accorgi che non tutte le pareti che avete visto erano pareti. Alcune sono porte molto ben nascoste. Ok. Tant'è che a un certo punto lui schiaccia in un punto e vedi che una porta si apre un pochino, abbastanza da permettere di arrivare nel giardino. Il giardino è... anche questo molto opulento come il resto della città che avete visto e è pieno di alberi che raramente hai visto in giro. Alcuni non hai nemmeno idea di che piante siano. Altre sono delle piante estremamente rare che ti rendi conto vengono curate in maniera quasi maniacale dai giardinieri del palazzo, e alcune sai che vengono sicuramente curate da questo clan perché sono molto velenose e molto difficili da rintracciare una volta usate. Shotaro però taglia attraverso il giardino, evitando alcune zone e facendoti segno di tenerti lontano da alcune piante, fino a che non arriva praticamente al muro esterno del castello e ti si avvicina e ti dice: Xiang, prova a vedere se vedi dei segni come di graffio sulle pareti. Io dalla mia altissima percezione, 2. Puoi usare caccia anche tu, perché stai cercando delle tracce... Di che? Che ne so. Caccia di che? Potrei usare furtività. Puoi usare furtività? Per cercare. È un po' più difficile usando furtività, perché... non sei abituato a questo genere di cose. La tua furtività è molto più nel non fare rumore, nel restare nascosto, non nello scalare pareti. Puoi provare lo stesso. Se hai punti abilità, facendo un tiro con un'abilità in cui hai dei punti, 10 esplodono, quindi anche se è più difficile che con sì, c'è della serie percezione, se dovessi... basta. Percezione bassa sarebbe tiro secco su percezione. Su furtività me lo immaginavo più su io passerei così per non lasciare segni e cerco nei punti dove io passerei per non lasciare segni. Poi ovviamente io, non essendo un ladro, potrei sbagliare completamente approccio, ma se anche lo farebbe diversamente. 25. Non sa pensare dal ladro. 1 1 1 7. Hai fatto 10 in tutto. Non sa pensare dal ladro. Non credo che ne tenga 4, quindi mi sa che ha fatto un po' meno. 9. Questi dati non mi piacciono. No? E vedi che anche Shotaro si sta mettendo a analizzare millimetro per millimetro la parete. Intanto Kitsune, io sto parlando con il mio spiritello del fuoco, perché non ho ancora amico quello della terra, e mi sto lamentando come un ragazzino del fatto che io potrei dare fuoco a questo posto in un istante, la gente non mi rispetta abbastanza, non rispetta il potere degli spiriti, non capiscono quanto che io dovrei essere osannato. Lo stai facendo a bassa voce o non te ne frega niente? Lo sto facendo a non strillando, ma media. Normale. Media, sì. Normale, ok. E sto dicendo quanto io in realtà, visto il mio potere, dovrei essere osannato. E non si deve preoccupare, perché porterò grande onore agli spiriti con la mia forza e il mio potere, alla merda tutte queste cose politiche, sociali, inutili. Uno dei samurai che è a braccia conserte sulla parete, pronto a impedirti di andare da qualunque altra parte se non in questa stanza, sente quello che stai dicendo e ti dice: se sei veramente così forte, lascia allora che la luce della tua fiamma illumini questa stanza e ti faccia trovare
ciò che è stato dimenticato da chi ha portato via la nostra pergamena, se sei veramente così forte, ovvio. Vi è stato portato via qualcosa? C'è stato portato via qualcosa? Sono stato allontanato. A causa della tua stupidità e della tua sciocchezza. Scommetto che quello che è stato detto là dentro sarà, mi raccomando, è una cosa importante, fate di fretta. E poi la fretta è così che viene ricompensata. L'importante è l'azione. Agisci, trova, fai. Siamo pronti a osservarti. L'azione ha bisogno anche di conoscenza, che viene privata perché si preferisce l'azione. Tu non hai fatto domande. La conoscenza è premiata quando c'è interesse, c'è un... L'unica cosa che mi interessa è che il mio nome diventi grande, quindi se c'è qualcosa da trovare, fidati, i lupi la troveranno. Anzi, probabilmente io la troverò e poi tutti prenderanno il merito. Ti sento molto parlare e non ti vedo fare nulla comunque. Sempre meglio che fare la guardia a qualcuno che non fa nulla. E provo a fare comunione con lo spiritello del fuoco, perché quello della terra ultimamente non mi riesce bene. Fuoco. Quindi è 3 più rank. Aspetta che mi ero fatto pure stampare la cosa. Perché devo... Il rank è 1. Per cast, sì, ma devo vedere qua la community. Qualsiasi elemento tranne il vuoto è quello che fa le domande. Sì. Sì. Ok. E... perché come ha fatto a cancellarsi? Non è cancellata, è stampata male. Ma l'altra volta forte. L'ha stampata bene. L'avevo letta. Me l'hai sostituita. No, è stampata due volte. Se guardi, hai anche una copia giusta. Da qualche parte. Forse dall'altro lato. Tada, probabile. Sotto. Come hai fatto a cancellarsi? Cioè, no. Scusate, da così che me la ricordavo a così che me la sono trovata, la domanda è se è cancellata. Cioè, è stato qualcosa allora? No, io non ci verso sulle cose, sei tu che versi le cose. La difficoltà è... Puoi versarle in maniera linearmente retta e parallela, complimenti. Voglio fare raise però, perché voglio fare... Okay. Non voglio risposte sibilline. Ok, quindi è 5 in più. 5 in più, ok. E quant'è? Perché è di rank 1, quindi dovrebbe essere 5 per il rank della spell più 5, quindi 10. Esatto. 10, in questo caso 15, perché hai fatto 15, raise. Io tengo... Fuoco tiro 3, tengo 3, più la più rank, quindi tiro 4 e tengo 3. Perché rank non si tiene anche in più, no? Quello è un 10. 21. Ok. E evoco uno spiritello del fuoco, cioè comunico con il mio spiritello del fuoco, non è che lo evoco, quindi non compare. Che è quello che ti segue sempre, quindi... Sì, è il mio amico. E difatti, quando comunico con lui... ho un free raise. Ah, allora non era 15. Sarebbe stato no, 15. Perché voglio fare oltre le sibilline, magari faccio una domanda. Okay. Anche perché poi dipende, perché da quanto è capriccioso che scegli tu, mi puoi richiedere anche due raise per non fare risposte sibilline. Di solito quelli dell'acqua ne voglio di più. Sì, perché loro sono molto riservati di loro. Mm-hmm. Quindi in teoria dovrei avere 3 domande. Mi concentro. Cosa stiamo aspettando? Questo non è un luogo dove il fuoco possa restare. Usciamo da questa porta, consumiamo i nostri nemici e andiamocene. Non perdere tempo! È esattamente quello che voglio fare. Ma ho bisogno di guida. Come tutti gli umani sei stolto. Il Chikushudo è superiore al Ningendo. Lo sappiamo tutti. Per questo gli spiriti... possono essere solo in grado di aiutarci. Meno io umilmente. Meno parole, più azione. Dimmi che cosa vuoi. No. Decidetevi. Sono lo spirito della guardia. Vedi i due mondi che mi fanno impazzire. Dove si trova? Chi è stato? Dove si trova? Chi deve pagarla per quello che è stato fatto? L'affronto che è stato fatto? Non è molto lontano. Sicuramente. Se dove si trova. A meno di.
Respira, annusa l'aria intorno a sé. Dall'odore di muffa, credo che si trovi vicino a un fiume. Qual è il modo migliore per raggiungere il più velocemente possibile? Bruciare questo castello e correrci attraverso. Poi seguire la strada fino al fiume. Meno male che ha detto poi. Diplomatico questo spirito. È lo spirito del fuoco. La terza domanda è: magari mi risponde sì, però è dell'azione, quindi spero che non sia solo sì la risposta. Puoi aiutarmi a raggiungere il prima possibile questo luogo? Puoi guidarmi? Potrei farlo, ma mi hai convocato qua e sono ben... boh, troppo tempo che parliamo. Non hai ancora bruciato nulla in mio onore. Quindi l'offerta che mi aspetto quando troveremo il colpevole sarà molto più grande di quanto sarebbe stata all'inizio. Mi stai infastidendo. Allora agisci. E da fuoco al vaso. No, non in quel senso. Troppo tardi. E vedi che le fiamme si spengono e la cenere inizia a cadere verso un angolo della stanza. Mi avvicino. Ti avvicini e noti che da quell'angolo è stato pulito molto con molta foga qualche cosa da per terra. Vedi che c'è ancora più o meno un residuo di una chiazza, che però è stata lavata via di tutta fretta. Provo a guardarla bene da vicino. Hai medicina? Sì. Fai una prova di medicina. Medicina è questa, non l'ho segnata. Int? Int. Oh, meno male. Boom! Tengo 3. 25. Mm-hmm. Madonna. Peccato, allora. Che vuol dire tieni 3, 25? Tengo 3, 10, 9, 6, 25. 19 più 6 fa 25. 3, ok. Sì, scusami. No, che mi faceva 28 a me in testa. Niente, sbagliato. No, perché non sei. 6 e 9, 15, 9. Più 10, 25, più il 3 dell'esplosione non fa 28. È vero, perché l'esplosione si somma in più. Allora anche prima avevo fatto di più, vabbè. Pat pat. Ti rendo il pat pat. Bravo, meglio. Sì, allora, se fosse un reroll praticamente. No, è un raise, è un aggiungi. Ti rendi conto che quella chiazza che c'è per terra non è sangue, come hai pensato subito come prima cosa? E infatti, guardando intorno, non ci sono segni di lotta di nessun genere. Dal tipo di chiazza, però, ti rendi conto che è come se hai visto queste cose solo in alcune visioni che gli spiriti ti hanno dato. Perché per tua fortuna non ti sei mai trovato così vicino a nulla che sia di un mondo avverso al Ningendo. Ma da come te l'hanno descritta gli spiriti, questo è ciò che lascia uno spettro quando si palesa nel mondo. Ectoplasma. E la cosa che è stata pulita? È il residuo del fantasma, che è stato pulito via per purificare la stanza. Quindi è stato pulito, probabilmente è inutile che gli chiedo, qualcuno di voi ha pulito qui? Qualcuno di voi ha pulito accuratamente questa zona? Sono stati fatti dei riti di purificazione qui? Il nostro Shugenja. Questo è tutto quello che hai scoperto? Chi lo sa? Se hai finito, ti possiamo riportare indietro. A meno che tu non voglia trovare la strada da solo, possente Kitsune. Ma di raise, io no, sì, voglio provare a usare sincerità per farlo sentire, perché io Robert non sarei capace in questo caso, probabilmente farlo sentire tantissimo in merda perché mi ha chiamato col nome proprio. No, perché è un vocabolario lontano dal nostro. Provaci, la difficoltà è 30.
Perché è uno scorpione. Non solo perché è uno scorpione, perché non ha usato il tuo nome proprio, ha usato il nome del tuo clan. Che però è anche il mio nome proprio. Ma lui non lo sa, per lui è il nome del tuo clan. Vabbè, allora provo a farlo sentire in colpa perché gli faccio notare che ha pronunciato il mio nome proprio. Sincerità, per c'ho questo è due, difficile perché quindi... per lui non l'ha fatto apposta, ti ha semplicemente chiamato col nome del è caso. Awareness, no? Ha smerdato male. Sì. Tengo un cazzo. Mi fa un bel po' di 10. Uno c'è. 26. Ah no, però si somma. 29. No, dai. Non puoi girare un dado, cazzo. 7, 29. Dai, un pochino lo faccio sentire in colpa, ma non lo ammette. Va bene. Internamente. Dai, per uno. 20, non c'è nient'altro per me da analizzare qui dove c'è lo spettro o... Puoi provare a fare una prova di investigazione se ce l'hai. Non posso fare una prova di sapienza magica o meditazione per provare a capire se lo spettro era in qualche modo legato a questa stanza o qualcosa di esterno, perché la mia intuizione è che qualcuno abbia usato o liberato la pergamena e lo spettro era legato, perché di solito gli scorpioni hanno le pergamene del male puro. Sì, è quello che pensavo anch'io. Sì, puoi fare una prova a questo punto di... Intuizione, sapienza magica? Sapienza magica, intuizione non ce l'hai. Sì che ce l'ho. Ah no, giusto, no. Hai detto di togliere. Però lo sa Simone. Sapienza magica è? Int? Sì, intelligenza. Oh. Beh dai, sapienza magica... Almeno quello. Porca puttana! Parecchio. Ma quante cazzo di esplosioni stai facendo stasera? Questi due sono 40, bonus, no? Più di 40. Aspetta, questi due sono bonus e poi io tengo 3. Giusto? Tieni 3 dei primi che hai tirato. Ovviamente 10. Sì, e poi i più alti. Quanto hai a sapienza magica? 2. 2. Più 3, intelligenza 3, quindi tieni 3. Tieni l'8 perché è il più tengo alto. Tengo 8, 7, 6 e 2, 10 che sono esplosi. Sì. 14, 21, 41. Oh, avevo detto più di 40, ci ho azzeccato. Fallo prima, lo facevo umiliare. Invece. Allora, degli spettri sai che ogni scuola di Shugenja ha una diversa idea di che cosa sia effettivamente uno spettro, di che cosa faccia veramente uno spettro. E è difficile che siano a caso in un posto. Le possibilità per cui uno spettro si trova qua sono: effettivamente era legato alla pergamena e quindi quando è stata toccata ha cercato di uccidere il ladro, probabilmente. Quindi potrebbe essere la protezione. Vengono usati? Normalmente no, ma dagli scorpioni te lo aspetteresti. La seconda cosa probabile è che sia legato al luogo. In genere molti spettri rimangono dove sono stati uccisi o in luoghi che hanno un'importanza emotiva per lo spettro. La terza opzione, difficile ma non impossibile, è che sia legato a una persona, che sia magari uno spettro che perseguita una persona specifica. Se fosse questo il caso, sarebbe più facile da trovare perché lasciano una traccia più forte. Certo. Negli altri due casi è meno probabile. Ma da quello che ho capito, il rituale di purificazione è stato fatto decentemente o mi rendo conto che è stato fatto da un dilettante? No, è stato fatto il meglio che si potesse fare, okay, in questa stanza. È stato fatto con la candeggina. Basta. Senza dar fuoco al palazzo era l'unica cosa che si poteva fare. Quindi mio nonno è uno spettro. Ah! No, tuo nonno non è uno spettro. Tuo nonno è un antenato. Mannaggia, non posso. Mi avvicino al tizio. Purificare. Fai strada. Ti riconducono di nuovo facendoti fare altri. Se si divertono loro. E voi intanto nel cortile. A non fare un cazzo sui muri. Vediamo anche il buon Shotaro. Tiene due, non trovo un cazzo di incredibile. Visto che col mio approccio non funziona, uso la mia percezione. No, ormai il tuo approccio l'hai fatto. Ah no, 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 chiedevo magari. Dici, nella mia maniera non trovo niente, ispeziono. No, hai deciso di cercare in quella maniera. Certo.
Anche Shotaro non ha trovato tracce e ti dice se sono stati dei ladri. Non sono... Sono molto bravi a non lasciare sono... tracce dietro di sé. No, forse non sono nemmeno usciti da qua. Potrebbero essere ancora nel palazzo. Vai già sull'ipotesi più... Questo è l'unico punto da cui è possibile uscire dal palazzo senza essere visti. Se non ci sono segni qua, vuol dire che non sono usciti. Mi fido di te, Shotaro. Siamo in fin dei conti a casa tua, diciamo. Dividiamoci e cerchiamo di coprire tutti i corridoi a cui abbiamo accesso per vedere se notiamo qualunque cosa fuori dal normale. Quando arriva Kitsune chiederò anche a lui di fare una perlustrazione nei corridoi. Se mi è consentito girare all'interno di questo castello liberamente. Finché porti la tavoletta con te. Molto bene. L'unica cosa, ovviamente, se una guardia ti dice di no, fai sì con la testa, china il capo e torna sui tuoi passi. Non sarò irrispettoso. Ok, e... Allora, tu al momento l'unica uscita dal giardino che sei riuscito a vedere è quella da cui siete entrati, perché il resto è completamente... murato come vi sembrava all'inizio il corridoio quando siete arrivati qua. A chi è che posso fare domande sull'avvenuto? Nel senso temporale, dico. Quando è successo questo fatto? Beh, in teoria qualunque guardia della casa ti dovrebbe poter rispondere. Perché lo pensavo, però no, magari le guardie non erano informate, ma mi pareva impossibile. Quando è avvenuto questo fatto? Vedi che le guardie fanno un attimo reticenza a parlare con una persona che ha deciso di rifiutare del suo rango di samurai, ma poi ne trovi una disposta a parlare. E ti dice, ieri è successo nuovamente. Nuovamente? Abbiamo sentito degli strani rumori per... qualche giorno prima che la pergamena scomparisse effettivamente. Rumori come di catene che vengono trascinate. Forse qualcuno stava utilizzando qualcosa per arrampicarsi, ma la vedo improbabile. La stanza dov'è? All'interno, all'esterno, sul muro? La stanza, al castello, la stanza è nel profondo del castello, è difficile no, quindi no. Potervi accedere se non si conosce la strada. Immagino ci siano più livelli di guardie prima di arrivarvi. È un labirinto. È assai improbabile quindi che qualcuno riesca ad arrivare a quel punto senza lasciare una minima traccia con tutte le guardie che ci sono. Soprattutto con la pioggia che c'è stata in questi giorni, avreste trovato delle impronte sul terreno, anche all'interno del castello. Un uomo che entra in furtività di certo non si cambia i sandali. Anche se alcuni nel clan dello scorpione dicono di poter camminare sull'acqua e non lasciare tracce. Tanto leggeri sono i loro passi. Questo è vero, o almeno quello che si dice. Ma dubito fortemente che con questa pioggia una scarpa bagnata non avrebbe scarpa. Un piede bagnato non avrebbe lasciato nessuna impronta. È difficile. Possono camminare sull'acqua, ma non portarla con sé. Ma non portarla con sé. Quindi per cui mi viene da pensare che fosse una persona già all'interno. E fai una prova di... Tu hai cortigiano? Hai qualcosa del genere? O etichetta o sincerità? No, fai una prova di percezione e basta allora. 14. Ti sembra che sia soddisfatto dalla tua risposta?
Ora, se avete altre domande, fatele, altrimenti ho i miei doveri a cui tornare. Vi faccio una domanda forse scomoda, e qui uso sincerità. Su chi farebbe ricadere questi sospetti, validando il discorso fatto finora? Vai. Vado di sincerità. E sociale anche questo? Beh, sì. Sì. Sì, oddio, a me fa un po' schifo stare in mezzo alla gente, quindi... Non è il mio sport. È alla gente che fa schifo stare intorno a te, più che altro. Ma io lo percepisco, e quindi mi dà parecchio fastidio. 22. Solleva i dubbi su alcune persone. Sicuramente qualche servitore, perché nessuno si ricorda le facce di tutti i servitori che passano nel palazzo. Dopotutto sono solo, a volte i più abbienti sono dei mercanti, ma la maggior parte delle volte sono contadini che si sono trovati in una posizione vantaggiosa, quindi difficilmente sono degni dell'attenzione di un samurai. In più ti fa altri due nomi. Uno è Bayushi Kabuto, che è il è sempre della famiglia Bayushi, ma è stato mandato qui in tempi recenti per una specie di investigazione del daimyo della famiglia Bayushi. E l'altro nome che ti fa è Kappei Bayushi, anzi Bayushi Kappei. Giusto. Kappei. Che è semplicemente un samurai che probabilmente a lui sta sulle palle. Da come ti dice il nome. Lo ringrazio infinitamente per la sua cortesia. Mi fa la testa. Cenno molto lieve con la testa. Anche troppo. Quanta emozione. Un cenno. E cos'altro vuoi fare? Io, se è modo, continuo a cercare. Chiederei di arrivare a questa stanza. Perché teniamo un attimo il luogo del misfatto. Ok, in tutto questo ti riportano alla stanza di prima. Vedi che la portantina è stata tolta e non c'è più la vecchia. Io cerco Shotaro. Shotaro è lui. In quella stanza in questo momento, che sta guardando le pareti provando a tastare. Mi avvicino. Hai scoperto qualcosa? Una scia, una traccia. Porta al fiume. In al più, fiume? Sì. E in più, diciamo che colui che stiamo cercando si trova lì. Adesso, quindi non so quando saremo lì. In più, a quanto pare, gli scorpioni si sono dati da fare con qualche spirito. Non si potrebbe dire lo stesso di te? Di nasconderlo. Anche tu hai a che fare con gli spiriti. No, no, in questo caso non... Non uno spirito come lo intendo io. Com'è la parola esatta? Uno spettro, credo. Non ne so molto, ma... Anche perché non ci sono spettri nel mondo degli animali. E perché dici che gli scorpioni si sono dati da fare? Che prove hai? Beh, penso che anche un apprendista alle prime armi riesca a riconoscere tutto l'odore di incenso e tutti i rituali che sono stati compiuti in quella stanza per purificarla. Per purificarla o per evocare uno spettro? Te lo ripeto, non sono molto esperto di queste cose, credo per purificarla. Credo che lo spettro fosse legato a qualcos'altro, però forse di questo ne sai più tu. Perché ne dovrei sapere di più io? Beh, la mia conoscenza è della spada, non degli spettri.
Ma penso in questo caso si tratti storia del tuo clan. Il mio clan, ma non la mia famiglia. Sappiamo tutti che voi scorpioni siete Kela e Kela, o Tenaglia e Tenaglia, come si chiamano, l'uni con gli altri. Se fosse così non dovremmo stare attenti ai pugnali alle spalle. E siete gli unici con una corazza abbastanza dura da non voltare le spalle almeno alla vostra famiglia. Non dirlo a Ida-san, potrebbe prendersela. Senti che sta sorridendo un pochino sotto la maschera. Sì, credo che, visto che siamo compagni, resterà tra di noi questo. Io non andrò d'altra certo... D'altra parte, tu sei quasi schifosamente onorevole come Kakita. Non andrei certo a stuzzicare un granchio. Non per cose di queste... di questo livello, perlomeno. Dici di andare verso il fiume? Beh, un fiume c'è, ma... non ho visto tracce che uscissero dal palazzo. Perché tu non le hai trovate. Vediamo se Xiang è stato più fortunato di me allora. Difficile. Andiamo a cercarlo. Però se si impegna potrebbe diventare un bambino vero come tutti voi. Mai come, come Kakita, per lui è schifosamente onorevole. Intanto lo seguo però. Schifosamente onorevole mi manca. Perché porti una maschera? Perché fa scena. C'è un altro motivo per cui portarla? Anche voi avete quelle maschere di... a bassa voce. Cercando di non farmi sentire, ma se c'è una guardia lo dico a voce abbastanza alta, voglio dire che vi vestite da oni per spaventare la gente. Hai frainteso completamente il significato delle maschere dello scorpione. No, no, so bene quello che voi dite, ma penso di aver capito qual è quello effettivo. Se pensi che sia solo per spaventare i nostri nemici. No, anche per non far vedere chi c'è sotto. Per questo la mia è così riconoscibile, a me piace far sapere chi c'è dietro la maschera. È solo che tu non sei in grado di notare evidentemente i dettagli intorno a te. Nessuna maschera dello scorpione è uguale a nessun'altra maschera dello scorpione. Certo, non riconosco i dettagli, ma sono l'unico che ha trovato qualcosa per il momento. Prima o poi capirete che i lupi non andrebbero da nessuna parte senza di me. Allora guidaci. Io sono pronto, vogliamo cercare prima Xiang? Guidaci da Xiang. Credo che trovare un monaco non sia la priorità degli spiriti. Non sei tu l'esperto della spada, della caccia o di quello che è? Oh, sì, assolutamente. Che è nobile, puro. Andresti d'accordo? Infatti vai d'accordo con Kakita. Ma non sei tu ad avere detto che senza di te i lupi sarebbero persi? Sì, ma non posso essere io a doverli radunare ogni volta. Io posso guidarli. Guida questo lupo, allora. Quanto odio questi giochetti di parole. Troviamo Xiang e andiamo, ce ne facciamo in fretta. È anche roba che ti interessa a te. Tu arrivi adesso. È anche roba che ti interessa a te, ok? Che Xiang c'ha tanti difetti, come ad esempio è troppo stupido per aver rinunciato a tutto quello che gli può portare il rango. Però almeno anche lui è più un uomo d'azione che te. Tra te e Kakita potresti andare avanti a parlare per giorni senza dire niente. Sai chi ha detto più parole in questo scambio? Non io. Sì, ma le mie sono sagge. Che cosa ne dici, Xiang? La saggezza si guadagna col tempo. Sapevo benissimo che eri lì. Oh. Stavo scherzando, chiaramente. Ma certo. Dicevo questa cosa per tipo... Ma certo. Testa me la paghi. Ma certo, amico mio. Comunque, ho tracce. Possiamo andare. Come al solito ho risolto il problema. Forse ho qualcosa anch'io. A quanto pare... Hai rinunciato a un'altra onorificenza, per caso? Non ti considero. A quanto pare la persona che stiamo cercando è, come dicevi tu, o all'interno del palazzo o è qualcosa di più di una persona.
Hanno sentito dei rumori di catene da quella stanza e la stanza è all'interno, protetta e... E lo guardo come quello che la s'allunga col sorrisino. Deduco che sei arrivato alle mie stesse conclusioni? Non sapevo delle catene, ma in questa casa c'era uno spettro. Ah, ecco, non so come si manifesti il soprannaturale. Beh, ma... Non mi intendo, ma di solito ne parlano. Rumori strani, ultraterreni. Ma so che gli antenati possono manifestarsi in questo mondo se legati a questa terra e muovere. Sì, ma gli antenati di solito non vengono purificati fuori a calci dalla stanza. Oh, Kitsune-san, stiamo ancora parlando. Stiamo facendo strategia, è ben diverso. Può mio nonno tirargli uno scappellotto? No, può interagire solo con te, purtroppo. È vero, scusa. Purificati. Andiamo, ma andiamo però con una delle frasi che piacciono tanto a voi, tipo i lupi sono pronti ad andare a caccia perché la preda... E mi metto a ridere mentre faccio per andarmene, ma poi non so dove si esce, quindi aspetto. Aspetto qui. E Shotaro ti passa oltre, inizia a camminare nel corridoio, aspetta di vedere se lo state seguendo. Io seguo già Shotaro. Sì, lo seguo. Te lo davo per scontato. La preda spesso non sa di essere la preda. Ecco, te l'avevo detto che c'era la frase. Come si admette se la volpe perde il pelo, ma non... Shotaro vi porta all'esterno del palazzo e ti dice: il fiume è da questa parte. Vuoi che faccia strada? Andiamo. Non volete interpellare il facci strada o capobranco dei cani? No, il capobranco sei tu. Non a quanto pare. Io mi rimetto... Visto che tu hai offerto il servizio di questi cani senza chiedere niente a parte mandare una tavoletta. Non l'ho mandata io la tavoletta. Ancora peggio. Noi siamo al servizio di chi ci chiede aiuto. È il nostro compito. Beh, in quanto branco. Di solito è più intelligente chiedere per cosa prima. Non assicurare che i suoi compagni siano d'accordo. Con questo onore avete un po' anche stufato. Quando la tua testa sarà su una picca lungo le pareti del castello di quel che daimyo, mi ricorderò di queste tue parole. Sarebbe una bella picca. Camminate per un po' in mezzo a... non è proprio foresta, sono più... Mi stai tirando le botte che ti danno sti. C'è uno della volpe da lontano che le sta segnando tutte. Gli spiriti che spiano perché sono uno dei favoriti e quindi mi controllano. C'è anche suo nonno che si sta segnando tutte. Che va a spifferare a mio padre. A mio padre e agli antenati della volpe. Che sono un riverente di merda. Lo stronzo di mio nonno. Dicevo, camminate per un po', non è proprio foresta, ma sono arbusti. Mentre camminiamo massi. Per un po', posso fare una prova di caccia per provare a trovare qualcosa o qualche animale degno di essere incenerito per sacrificarlo allo spirito del fuoco? E mentre lui è distratto, io vorrei parlare con Shotaro. Ok, io cerco. Tu intanto parla. Caccia. Shotaro, avete avuto fortunatamente notizie di quello che vi avevo chiesto? Sia della sparizione degli studi del mio antenato. Sì, ho fatto una richiesta formale a un membro del mio clan di avere indicazioni più precise di dove si trovino in questo momento le pergamene che stai cercando. Appena avrò qualche informazione te la farò avere. Non è solo la mia anima che è in pena per questo. C'è altri che si flagellano per quella perdita. Non metto in dubbio che l'onore della vostra famiglia ne possa risentire. È bene che i Togashi rimettano i propri denti su quello che hanno perso. Pare che siamo diventati dei cani da riporto. Non è così che penso alla mia persona, ma è giusto che anche coloro che ci hanno trasmesso le loro volontà e i loro insegnamenti vengono rispettati anche in questo modo.
offrendo la nostra vita se, e la nostra esistenza per portare a compimento quello che hanno perso nella loro. Lo so, forse può essere un discorso vacuo, ma questo a quanto pare è il mio karma in questa vita. Io per ora ho deciso di attenermi solo a ciò che i miei occhi e le mie orecchie possono vedere e sentire. Non ho mai visto uno spettro o un antenato, quindi mi occupo solo dei vivi. Certo, io vi capisco, non è facile credere a ciò che non si può vedere e toccare, ma se vi fidate di questo monaco, vi posso garantire che a volte anche quello che non si vede riesce a toccarti. Come le lame dei ninja. Oh, ma quelle le senti penetrare nella carne, a volte ti senti penetrare ma non vedi nessuna lama. Esattamente come uno spettro. Tu? Io ho fatto 11 per la caccia. Ok. Quindi, visto che immagino che con 11 non trovi niente di eccezionale, no, lancerò Sense. Ok. E consumo uno spettro della terra. Il più o meno. Ecco. Facciamo incazzare gli altri spiriti. Il, qual è la nemesi? Cioè, quelli che ci godono di più a prendere potere, gli spiriti del fuoco, quelli dell'acqua? Prendere, tipo, conquistare, sai che c'è un territorio, no, in parte, con gli spiriti. Quali preferiscono prenderne in parte possesso per espandersi un minimo? Quelli del fuoco, quelli dell'acqua, della terra, dell'aria? Tendenzialmente della terra, perché l'acqua sono in aperto contrasto, quindi cercano di mantenere l'equilibrio il più possibile. Mentre la terra è facile da bruciare, le piante bruciano molto. Quindi, allora uso sense per fare terra e voglio cercare un luogo pregno di spiriti della terra dove potrei trovare lì un animale che faccia anche da simbolo per il sacrificio all'elementare del fuoco. Prima ti tiro senso e okay, c'ho un rialzo gratis. Sì, e te ne serve anche un altro per avere un'area abbastanza grossa in cui cercare uno spettro, cioè uno spettro. Spirito in realtà non più non uno spirito, perché non voglio uccidere uno spirito, anche perché non si potrebbe. Però di solito sei magari in un posto, poi sì, magari la ripetere, però quello che voglio fare è in un posto dove c'è più concentrazione di spiriti della terra, magari c'è la tartaruga che è lì da 500 anni. Ti sto dicendo. Okay. Quindi rifaccio un altro rialzo. Okay. Quindi la CD diventa 15. La CD diventa 15. Giro la tartaruga sulla schiena e la cucina a fuoco. Tengo 3. Le tartarughe ninja. Tra l'altro 28 anni fa usciva il terzo film delle tartarughe ninja. Chi sei Wikipedia? No, è che sono iscritto a un canale che mi dice ogni giorno questo. Ho fatto, 20, ho fatto 25. Okay. Ok, percepisci un po' in un po' più verso est rispetto a dove state andando voi, verso il fiume, qualche cosa con una grande affinità agli spiriti della terra. Non è uno spirito, ma è qualcosa di talmente antico e radicato nella terra da essere quasi lui stesso uno spirito. Ok, ma una cosa del genere è possibile che, perché non sono totalmente un imbecille, che sia una cosa magari sacra al clan degli scorpioni e quindi se... Lo dovresti chiedere a Shotaro. Ah, spiriti, di solito però questi posti non hanno le cose alla Miyazaki, tipo magari i paletti con i cosi di carta o un qualcosa. La maggior parte dei casi sì. Allora se non c'è, intendo come un sacrificabile. Ok. Una piccola deviazione per l'informazione che abbiamo avuto. Certo. Dopotutto sei tu il capobranco. Sposto di là. E vai verso ovest. Scusate. Salute. E ti rendi conto di che cosa ha attirato la tua percezione? C'è un grosso albero di ciliegio in una radura. La pioggia ha staccato quasi completamente gli ultimi petali che rimanevano. Ormai è tarda primavera, quasi inizio estate. Quindi i petali di ciliegio sono tutti per terra intorno all'albero, rimangono solo le foglie verdi e qualche frutto che è ancora attaccato ai rami. E intorno tutti i simboli di carta, quelli shintoisti, no? Non c'è niente? No. L'hai mai visto? È un albero di ciliegio.
Ottimo. E userò un altro mio incantesimo, perché c'ho molto rispetto degli spiriti, fin troppo adesso perché sono ancora ragazzetto, e lancio, e penso che non ci riesco a fare gli incantesimi del fuoco al momento, lancio fiamme gelose. Ok. Devo tirare per lanciarlo. Livello 10 di primo. Allora sì. Quindi sì, ce l'ho fatta. Sono 2K2 danni da fuoco. Fa principalmente danni agli Shugenja, perché gli fa perdere la concentrazione. Ok. Quindi mi concentro, inizio a alzare le mani creando delle fiammelle che mi girano intorno alle dita, e poi le unisco davanti incrociando le mani, e un getto di fiamme parte verso l'albero. Ok. E i danni sono... quello esplode? I danni esplodono? I 10 sui danni, te lo dico subito se esplodono. Non me lo ricordo, sinceramente. Non me lo ricordo neanche io. Non mi ricordo facesse distinzione, però. Però guarda. Beh, ad esempio fa distinzione sui tiri in cui non hai punti abilità. Danni di... tiri dei danni. Secondo me no, per bilanciamento. No, perché sennò puoi fare 100 danni se te va de culo. Mentre se fai 100 di tiro per colpire non te ne frega niente. Sì, avrebbe senso. Pare di no. Vabbè, ma penso che un albero lo ammazzo uguale con 11 danni. Inizia a bruciare. Inizia a bruciare. Più che altro. Non lo distruggi subito, però inizia a bruciare. Perché se è come il cavallo di D&D... Io rimango ancora un po' concentrato e cerco di dare vampate alle fiamme cercando di attizzarle. Ok. Che è un cavallo, non fa niente, però ha 60 punti ferita il cavallo di D&D. E tra un po' lo tiri giù neanche con una palla di fuoco. E quando vedo che non si spegnerà da solo a breve e che non prenda fuoco la foresta... In realtà fai un po' fatica a far prendere bene fuoco all'albero, perché sta piovendo comunque. Ah, adesso ancora sta piovendo. Sì. E allora rimango lì concentrato, se devo, in caso faccio anche altro. Cioè, uso un po' più di potere. No. Però devi mantenere un attimo la concentrazione per... Ma cosa state facendo? Perché state dando fuoco a quel bellissimo... Credo che stia cercando di attirare le ire di qualunque creatura disponibile in questa foresta. Vero, Kitsune-san? Le informazioni prese dal Cicosciuto si pagano. Questo mi sembra un prezzo irrisorio. Tutte le informazioni si pagano. Prese dal Cicosciuto o dal Ningendo non fa nessuna differenza. Già, solo che quelle prese dal Cicosciuto ogni tanto richiedono di bruciare alberi invece che accoltellare la schiena persone o decapitarle e mettere picche sulle mura. Se ti fa sentire meglio. Voi Shugenja pagate le informazioni bruciando le cose altrui? Non è di nessuno. È della natura. Sì, quindi è degli spiriti. Beh, siete voi pratico della vostra sfera. La mia curiosità. È stato un ottimo pagamento, per fortuna. Lo spirito del fuoco è abbastanza esigente. Avido? Beh, come tutti gli spiriti del fuoco, della loro natura. Possiamo proseguire? Sì, proseguiamo pure. E vedi che devia rispetto alla strada che stava facendo prima. Mentre cammina, ti si avvicina, e poi si avvicina anche a te a dire la stessa cosa, facendo finta di stare inciampando e ti si appoggia addosso e ti dice: qualcuno ci sta tenendo d'occhio. Gli do una spinta, faccio: vedi dove cammini, sempre a sbattere addosso, non sei un samurai, non sai camminare. Cade addosso a Xiang e dice: non sai camminare. Ci stanno tenendo d'occhio. Attivo il Kirin. Tutto ne sono ricordato. Io proseguo avanti ogni tanto tirando qualche insulto a lui, però mentre lo tiro e mi giro verso di lui mi vorrei dare un'occhiata intorno. Ciclico, okay. Quindi quando finisce lo riattivo, quando finisce lo riattivo. Fai una prova di investigazione o di percezione. Caccia, battaglia, difesa? No. Investigazione o percezione, se non ce l'ho. Io faccio percezione. Non ce l'ho. Quindi 2 e 3. Prossimi punti 10 e 6. Non esplode il 10 se non hai punti. No. 5. Però è strano che difesa non si può usare per queste cose. 16.
No, non ricade sotto. Oddio, agguato. La difesa. No, difesa è proprio. È in combattimento. Ok. Cioè, la difesa è intesa come CA. Per fare non un paragone. Non solo, è anche capire quanto è bravo l'altro, tipo nel parare tutte quelle delle cioè, tecniche. In questo caso, io l'avrei voluto usare per capire dove sarebbe un posto da. Per tenerci d'occhio che sia anche facilmente difendibile o dove si possa scappare facilmente se uno viene sgamato. Però va bene, va benissimo così, 16 comunque. Allora, se il tuo intento era quello, non hai comunque visto la persona. Non per vedere lui, ma per sapere dov'è, in che da che parte gli conviene essere a lui per seguirci. Allora, considerato quanto bassi sono gli arbusti, che non sono degli alberi, l'unico che albero che si vedeva era quello del ciliegio che hai dato fuoco. È probabile che siano delle persone abituate a stare ferme molto a lungo e che quindi siano acquattate tra gli arbusti. E non vicinissime. Non vi stanno seguendo a giro molto stretto, vi stanno tenendo d'occhio da lontano. Io gli sussurro allora a loro. Non dovrebbero essere vicinissimi. Vogliamo provare a seminarli o proseguiamo e li attiriamo da qualche parte, vediamo cosa vogliono. Su queste cose sei più esperto tu, mi fido del tuo parere. Io attirerei il nostro inseguitore in una trappola. Potremmo fingere di dividerci. Cerchiamo comunque di stare vicino l'uno all'altro. Non allontaniamoci troppo. E tenete d'occhio gli arbusti. Al minimo movimento siate pronti a sfoderare le vostre armi. O no. O no. Io schiocco le notti. Ti sei perso di nuovo? Riusciamo a raggiungere questo posto o no? Secondo me è dall'altra parte. Secondo me, secondo me è di qua. Propongo di dividerci. Ti ripeto, sono io il fiuto del branco. Io so dove sono. Anzi, facciamo una cosa, visto che fai tanto so dov'è, conosco le terre della mia famiglia e tutto quanto. Xiang, tu di chi ti fidi di più? Credo che mi fiderò del mio istinto e credo che in tre troveremo la strada io più facilmente. Io vado di là, poi quando vi accorgerete, soprattutto tu, quando ti accorgerai che tra 10 minuti che stai andando nella direzione completamente opposta, io vi aspetterò. Di fianco al fiume, dove passerà il cadavere del mio nemico. Siete proprio inutili e inizio ad andare in quella direzione. Spero che ti orienti meglio che nei palazzi e vada all'altra parte. Un pezzo al centro. Abbastanza, perché avevo detto non allontaniamoci troppo. E adesso ci sarebbe la scena che io mi metto da una parte, mi dall'altra e ti facciamo... Vieni qui, non ti metti a vedere chi fai. Si anguccio. Guarda qui che c'ho il bacon. No, come detto, allora a sto punto io vado perpendicolarmente ai due. Ok, a questo punto... Però, appena fatto questo, giro verso di lui perché mi sembra il più esposto in un combattimento fisico. Io invece voglio fare il ninja. Con furtività. Ok, tu fai furtività. Tu fai caccia per riuscire a orientarti e tenerti d'occhio gli dintorni anche nel frattempo. In realtà, visto che non voglio allontanarmi troppo, io voglio andare un po' avanti fino a che non sono sicuro che per un istante sono fuori vista e poi mettermi io a fare tipo l'imboscata. Ok, allora fai furtività anche tu. Posso fare difesa? Battaglia? No, 37. No, neanche battaglia. Cosa sarebbe battaglia allora? Battaglia è per le battaglie... Capire esercito magari anche non esercito. Posso usare calligrafia? No. E calligrafia funziona per tutto là, ci combattono, ci parlano di filosofia. No, metti la segnaletica stradale sbagliata, esatto. Così torna indietro. Battaglia sicuramente per le battaglie campali, però anche capire qual è il flusso della battaglia in una cosa che non sia di un esercito ma di una decina di persone che combattono tra loro, come si stanno spostando gli equilibri. Chi è in una posizione di vantaggio e chi no, tutte quelle cose così. Caccia sotto cos'è? Quindi battaglia barra tattica. Pure caccia, è tutto sotto awareness. Awareness è grossissimo in questo gioco. Quello è un 10 per fortuna. Tu almeno un 10. Minchia, davvero, Allora, non è così improbabile che esco un 10. 22. Però 22.
Okay. Voglio tipo fare cosa? Arrampicarmi su un albero e stare tipo sul ramo. Tu quanto hai fatto di furtività? 37. Potrei ritirare perché ho il green, ma... mi pare che sia andata bene. E dalla posizione in cui ti sei messo tu, Kitsune, riesci a tenere d'occhio Shotaro e vedi che gli arbusti si stanno muovendo. Effettivamente c'è qualcuno che sta camminando tra gli arbusti cercando di tenersi a una distanza abbastanza elevata da Shotaro, ma che sta seguendo lui. Seguendo Shotaro, quindi sì. Non passano sotto di me, stanno andando dalla parte di Shotaro. Però riesce a vedere adesso dove si trova una persona, perché riesce a vedere gli arbusti che si muovono. Ok. Preparo l'azione appena riesco. Saranno a vedere qualcuno. Una ventina di metri da te. Shotaro è a una cinquantina di metri da te. Si stanno tenendo un po' indietro. Tu dimmi dove ti volevi muovere. Io appena vedo qualcuno voglio lanciare. Io seguo a distanza lui perché penso che sia il più esposto in un combattimento corpo a corpo. Ok. E in caso di essere in un turno da lui. Ok. Riesci anche tu adesso, da dove ti sei messo, a vedere gli arbusti che si muovono in direzione di Shotaro? Di Shotaro? Se sono in direzione di Shotaro, allora... E tra gli arbusti non riusciamo a vedere, non riesco a vedere neanche un lembo di una tunica o qualcosa per fuggirmi dal bersaglio? No, però hai chiaramente... Cioè, sai dov'è la persona. Ma mi serve un bersaglio, quindi... Ah, per un incantesimo, sì. Dici? Dovresti aguzzare un po' la vista, quindi sì. Sto quando... fermo lì e attendo di poterlo vedere, tanto posso... Fino a che non va oltre i 50 metri. Ok, adesso è una ventina di metri da te. E vedi che a un certo punto Shotaro inizia a correre in una direzione che non era quella che stava seguendo prima. E la persona che lo stava seguendo rimane confuso per un attimo. Cioè non vedo il cespuglio muoversi? No, vedi che rimane fermo per un attimo. E poi vedi il cespuglio che si muove di nuovo verso da dove è arrivato. Sta tornando indietro verso di voi. Ma si sta muovendo il cespuglio? Quindi a me sta venendo in bocca. Vedi che muovendo... non si sta spostando il cespuglio. No, si stanno muovendo gli arbusti. E io aspetto di avere un bersaglio e rimango lì sopra. Se il cespuglio seguiva Shotaru e io ero andato nella sua direzione, poi ho cambiato sta direzione. Sta venendo dritto verso di te. Che sei nascosto. Perciò adesso fai un bel tiro di iniziativa, perché a un certo punto ti trovi davanti una persona. Iniziativa, insight rank, contro riflessi. Allora lui di riflessi di iniziativa 3 e tiene 2. Però questa è suonata sul coto. Come si chiama? Giapponese, quindi... Come si calcola l'iniziativa? Allora, l'iniziativa sono i riflessi più il tuo rank di insight. Ah, più il rank, ok. Più eventuali modificatori che potresti avere. Che non ho. E tengo riflessi. E tieni riflessi. Ok. 4-3. Siamo anche noi? Allora, sì, io ho fatto 18, 20, 23, 34, 37. Ti è esploso un po' di roba. 1. Ah, ecco. Io ho fatto 9. Sei l'ultimo. Strano. Però ho preparato l'azione. Vero. Quando lo vedo. Tu quant'è che hai fatto? 20. Hai detto 20. Strano che sono l'ultimo in iniziativa in un gioco. Strano. Infatti. Allora, come funziona il turno di combattimento in La Leggenda dei Cinque Anelli? Si tira l'iniziativa. Si iniziano a seguire i turni e ci sono abilità, incantesimi che cambiano l'iniziativa per quel round, per tre round, okay, eccetera, eccetera. Quindi quella cambia effettivamente. Dopo che tutti hanno fatto un round di azioni, ci sono un round di reazioni. Se avete abilità che usano reazioni, se non le avete si salta. Ok? Che io sappia, no. Ok. All'inizio del round si sceglie in che stance siete. Okay. Le stance ve le ho riassunte su questo comodo. Io mi metto foglietto. Sicuramente in difensiva perché non so chi mi trovo davanti. Sono le posizioni da combattimento, no? Esatto. E lui sceglierà a questo punto
una generica posizione di attacco. Una generica posizione di attacco? Sì, attacco è la posizione generica. Ah, ok. Io sto in difensiva, quindi aggiungo il mio anello dell'aria più la difesa ai riflessi. Quindi la mia armatura totale diventa 25 per colpirmi. Fai difesa completa? No, difensiva. La difesa è basta. La difesa è basta. Difensiva. Perché in difesa totale non credo non ci si possa muovere. No, è azione complessa. Però un movimento non è gratuito, no? È sempre una... Sì, uno sì. Sì, ma c'è difesa completa... sì, ti potresti muovere. Puoi muoverti e fare difesa metri. Completa. Io invece vado di... ah, esiste il preparare l'azione? Questo gioco esiste il preparare l'azione perché è la azione di equilibrio, la posizione di equilibrio. Però equilibrio è, non è tipo, me lo immaginavo più tipo Super Saiyan, cioè che lo fai, non fai niente e il round dopo c'hai dei bonus. Sì, quindi non è contemplato il preparare l'azione per sapere, perché sennò adesso sarebbe troppo forte. Se io faccio equilibrio, c'ho il round successivo un bonus, ma ho preparato l'azione, quindi... No, le manovre ce le hai scritte qua, quelle disponibili. Che sono le cose che non sono attacchi, non sono azioni predefinite che puoi fare. Che sono tiro mirato, disarmare, fare un attacco extra, fare una però finta... Però devo scegliere la posizione prima. Prima devi scegliere la posizione. Adesso faccio difesa. Ok. Mentre tu... Se posso preparare l'azione, se no equilibrio. Non puoi preparare l'azione, le azioni che puoi fare. Quindi adesso se lo vedo fa prima tutto lui e poi tocca a me, perché non posso preparare l'azione, allora faccio equilibrio. Ok. No, fai attacco totale. Attacco completo. È enorme. Mi concentro cercando di attingere per una volta agli spiriti della terra che di solito non mi ascoltano, nonostante io sia un kitsune. Ego. Nonostante io sia kitsune. Beh, il mio clan c'ha, il clan di kitsune c'ha l'affinità con la terra. Proprio. Tranne te. Ce l'ho, ma non so fare bene gli incantesimi. Che grande affinità. Perché sono le botte che poi mi hanno insegnato. Comunque, quello che ti trovi casa. Davanti è quello che è un ninja uscito dai racconti che raccontano le madri ai bambini dell'uomo nero che arriva di notte e li porta via per venderli agli oni oltre il muro perché sono stati cattivi. È un tizio completamente vestito di nero. Ha una maschera che gli copre completamente la faccia, che non è di fattura elegante come quelle degli scorpioni che avete visto. È più una specie di fazzoletto molto spesso, molto robusto, che ti hanno insegnato servire a resistere a fumo, tossine, quando spaccano le loro bombolette per terra. Ha una spada che non è né lunga né corta. È più lunga di una wakizashi, ma è più corta di una katana. In una mano. Una wakatana. Gestra. Una ninja to. Una e nell'altro ha una specie di falcetto. Ed è collegato con una catena. Ah! Vedi che la catena ce l'ha stretta in mano insieme al falcetto. E sai che... una delle tecniche più famose è cercare di disarmare gli avversari con la catena. Però se ha in mano anche la spada è difficile da usare. Disarmami. Il problema è che lui è molto più veloce di te. Altra domanda, non si può cambiare la posizione in combattimento? No. Quindi li hai prima e se poi cambia completamente l'azione tu hai perso l'azione. Lui è molto più veloce di te e quando vi trovate faccia a faccia tu non hai nemmeno il tempo di cercare di disarmarlo. Ma lo vede? Lui non era nascosto 37? Sì, ma puoi essere nascosto quanto vuoi. Se arrivo davanti a te a un certo punto tra gli arbusti io comincio ad andare angosciato. Beh, deve essere la sorpresa un minimo, se ti sbatti addosso a qualcuno. Ha fatto troppo più di iniziativa. Il problema è quello. L'ho battuto di furtività. Non si è accorto di me, ma i riflessi. Neanche con un più 5 non avrebbe fatto. Ok, allora. Neanche con un più 15. Ha fatto tipo un 37. Quindi non l'hai visto, in poche parole. Stai ancora guardando il cespuglio lì davanti. Si è mosso troppo veloce in mezzo ai cespugli. Non pensava che si muovesse così veloce. E ti salta alla gola con sia il ninja to. Che con il falcetto e fa un raise, infatti. Attacco extra?
di attacco extra. Quindi 5 di razor, quindi 25 in più sulla difficoltà per colpirmi? Sì, perché ti considera un povero mentecatto. Ah, devi fare 50! No, aspetta, attacco extra sono 5 incrementi, quindi aumenta la difficoltà di 25. Sì. Sì. Perché ogni incremento sono 5 in più che devi fare. No, lo so, ma sta fungia. No, allora, è impossibile. No, impossibile. 10, 20. Impossibile. Noi non possiamo farlo. Io faccio già 6K3. 28. 38. Almeno che non scuri di brutto. Ho fatto solo 38. Ma l'attacco base c'ha una CD? Sì, la sua classe armatura. Difesa. Quindi in questo caso è la sua classe armatura più 25. Sì. Noi non possiamo farlo. Neanche tu che c'hai 6K3, figurati. No, no, ti dico, al primo livello 6K3. Ovviamente, progredendo livello non è una cosa impossibile, sto dicendo. No. A parte che io al quarto livello tiro già due labbrate in faccia. Poi ricordati che tu c'hai più di difesa, perché hai fatto difesa. Sì, lo so, infatti era 50 per colpirmi, non mi ha fatto solo 38, purtroppo, quindi ti manca con la spada e con il falcetto. Mm-hmm. Ti ha sottovalutato chiaramente, perché vedendoti come sei conciato è difficile pensare che tu sia un samurai. Sì. E rimane sbalordito dalla tua velocità di reazione ai suoi colpi. Tant'è che adesso tocca a te. Io non posso attaccare perché mi sono messo in difensiva. Giusto? Però posso buttarla a terra? No, è un attacco. È un attacco? Mm-hmm. E quindi se uno si mette in difensiva non può fare una cippa. Puoi fare altre cose, tipo lanciare incantesimi. Ah, no, pensavo che la manovra di jiu-jitsu per buttare a terra, perché non lo consideravo un attacco. Posso ritrattare l'equilibrio? No. Cazzo. Perché anche io volevo ritrattare l'equilibrio, quindi io non faccio niente. Non posso fare niente, quindi? Puoi fare tutto quello che vuoi tranne attaccare. Puoi spostarti, puoi cercare di nasconderti di nuovo, tendergli un'altra imboscata, puoi fare un sacco di cose. Provo non quello. Puoi attaccare. Provo quello. Provo ad aggirarlo e per colpirlo dopo. Oddio, non è tanto da me. No, non è da me. Non è da me. Lo stile furtivo. Cioè, la furtività lo uso per fare le cose di necessità, però durante un combattimento Xiang non è che usi stratagemmi del genere. Uso atletica semmai per aggirarlo e mettermi in una posizione di vantaggio. Questo assolutamente sì. E userei mi controlli il come si chiamano i vantaggio Daredevil? E gli dici sei cieco ma hai la percezione di quello che c'è. E gli dici I have the higher ground. Sì, ma arrampico su un albero. Allora, Daredevil, quando spendi un punto vuoto per migliorare il tuo tiro di atletica, puoi guadagnare un più 3K1 invece che il normale più 1K1. Ok. Voglio mettermi di brutto in di vantaggio per attaccarlo poi magari dall'alto sfruttando l'altezza degli alberi. Quindi sparirgli dalla vista, aggirandola da dietro, salire su un albero e poi attaccarlo dall'alto usando. Allora, la difficoltà è 20, ma se ce la fai hai due raise gratis di attacco. Caboia. Allora, uno di atletica. Atletica è su? Atletica è su, te lo dico subito. Immagino sia su strength. Forza. Su strength? Sì. Ok. 2 da Devil 2 più 1 di Void. Quindi spendi il Void? Sì. No, non ti dà l'uno in più. E come il no? Void? No, ti dà 3K1 invece di 1K1. Sì, lui ha messo i sì, due in più. Sì, ma c'è il talento. Due in più. No, sì. Allora, Void mi dà uno in più. Uno quello K1 ti dà 3 in più invece che se uno. Se spendo un Void mi dà di più. Alla fine state dicendo la stessa cosa in modo diverso. Lui ha contato uno del vuoto più altri due. Ah, ok. Tu stai dicendo te ne dà 3, okay. Alla fine il risultato è lo stesso. Ah, tu hai visto. Pensavo fatto no, più 3. T'ho seguito io. Allora, ne dovrei tenere 2 più 1 più 1, quindi 4 ne tengo. Mm-hmm. Perché ho 2 dell'acqua, 1 del void e 1 del talento. Chiamiamolo talento. Il talento è 1. No, il talento è sempre un K. Per quello dovrebbe tirare un dado in più. Come un K. Scusa, non mi dà 2K1.
il talento. Più 3K1 invece che 1K1. Ah, più 3K1. No, allora no, ho tirato bene, okay. Ma sto tenendo uno di troppo. Ne tengo 3, quindi. Il conto di dadi l'ho seguito, l'aveva fatto giusto, ne stava tenendo uno di più. 25. 25. Riesci a lanciarti su uno dei pochi alberi che ci sono nella zona ed essere in posizione sopraelevata rispetto a lui. Faccio una ruta, fai, fai il salto ninja, quello tra tre alberi. Kitsune. Kitsune è in equilibrio, si sta concentrando, però sono ancora sull'albero, quindi magari non mi ha visto forse. E mi preparo. No, ha visto solo lui perché, perché sto facendo quell'equilibrio e sto cercando di... Cazzo, sono un membro del clan della Volpe, ho studiato il cicusciuto della la parte della terra per tutta la vita, in questo momento mi serve, devo far vedere agli altri che io sono il più figo. Pardon, attivo il drago, il tatuaggio del drago. Ok. Avete reazioni da fare? No. No. Che io sappia no. Se non lo sai vuol dire che non ce le hai. Ottima deduzione. Lui mette via il ninja to e prende con tutte e due le mani la, la catena che inizia a roteare. Perché tocca a lui? Non bisogna ritirare l'iniziativa? No. Io ho più 10, allora che mi serve? Che adesso hai più 10, sei a 19 invece che okay. A 9. Ah, rimane uguale e mi sale la mia? Sì. Ok. Quindi devo dirlo ora se cambio stance? Sì. Cambio stance. Vabbè, chiaramente anch'io. Metto un attacco completo perché dopo gli voglio fare il culo. Io posso mettermi in difesa e lanciare un incantesimo? Perché non è un attacco. Anche perché... Sì, in difesa e poi lanciare incantesimo. Allora mi rimetto in difesa. Anche perché ha senso che sia un attacco completo perché sono sugli alberi. Esatto. Non mi sono nascosto, mi ha visto benissimo. Sì, mi ha nascosto in difesa e pronto a lanciare un incantesimo. Lui rimane in attacco normale. Mm-hmm. Inizia a far roteare la catena. Mm-hmm. E la lancia verso di te per tirarti giù dall'albero. È un tiro di forza contrapposto. Ciao. Sono due incrementi perché hai due gambe. Ok. Quindi la tua difesa... No, il tuo tiro io lo devo battere di 10. Ok. 10 esplode. È un tiro di forza e basta, quindi no. No, 18. Colpisce il ramo di fianco a te, ne spacca un pezzo con la catena che ti rendi conto ha una palla di ferro in fondo. Boia! È quella di Kill Bill! E rischia, sì, esattamente quella. E rischia di spaccarti le gambe se ti prende. E infatti spezza il ramo di fianco a te. Tira verso di sé la catena, ma ha tirato solo un pezzo di ramo per liberare la catena. E si sta allontanando il più possibile adesso da te per evitare l'attacco. Io una manovra in movimento ce l'ho per arrivargli addosso. Ci sta. A me. Anche col più 10 mio. Sì, minchia. Ho fatto 20 e tu hai fatto 19. In tutto col più 10. Allora. Io c'ho. Dovresti bruciare sono... qualcosa all'altare del dio dell'iniziativa, Roberto, perché... Si... È la volta buona che vado all'Urde e ti ridà di dentro. Esatto. Pregando per l'iniziativa. Allora, io c'ho 2K1 in più perché ho fatto l'attacco completo. Spendo un void. È bello da averne 3. Spendo un void. Guarda di tenertene uno. Sì, sì. Vabbè, a parte che non ce l'ho quello della Fenice ancora. Ah, ancora non c'è. Quindi... Ok, fai quello che fa. Brucia tutto! In fuoco i miei pugni. E gli vado addosso per attaccarlo due volte. Ho due raise gratuiti, mi costa solo 3. Quindi mi costa... Vuoi fare l'extra attack? Sì, mi costa solo 15. Intanto anch'io provo a fare una cosa da CD 30 ora, che non mi riuscirà. Ce l'ho. Tiro 9 dadi e ne tengo 5. Che si dice, go big or go home. Quanti ne tiri? 9 dadi e ne tengo 5. 2K1 più 1K1 più 6K3 mio. Ma per Daredevil? No, 2K1 è la posizione d'attacco. Minchia, completo. Okay. Ho rischiato, però. Ok. Più 1 di vuoto, 1K1 di vuoto, più 6K3 di mio. Sta minchia. Monaco minchia! 10 esplode, qui si ritira l'attacco, ok? Ne vedo 2 di 10, tra l'altro. Sì, devi tirare anche un altro dado. E devi tenerne, a parte i 2 10. A parte i 2 10, ne devo tenere. Quindi 5.
Tieni le 5 tra quelli e aggiungi 20. 10, 14, 24, 32, più 8, 40. Lo colpisci? Anche perché non era così difficile, ti rendi conto che non ha un'armatura addosso per muoversi più facilmente. Con cosa attacchi tu? Con i pugni infuocati! E mosso c'è fuori! Perché gli spiriti del fuoco ti piaci? Perché c'hai i pugni infuocati. Peccato per 4-2. Comunque, 10, 7, 13, 23, 23 più 8... 31 danni. Sta micia. Te l'ho detto, io faccio i danni su una katana. 22, 26. No, vabbè, ora questo è un 2. 8, 32. Cioè, quanti che ne hai fatti? 31. Cioè, sono arrivato così. Oh! Lo stendi. Cosa anticlimatica. Oh, ho rischiato, non mi ha colpito. Mi ho fatto un culo così. Spengo fumi. Io scendo. Il tizio davanti a te è steso, KO. Ti rendi conto che non è morto. Gli hai tirato un colpo talmente forte sulle tempie che è andato giù secco per lo shock. L'idea era quella. Ha funzionato. Chiamo Shotaro. A te ti ha mai colpito lui? No. Quindi praticamente ha fatto la scena di Indiana Jones. Spada e coso. E gli ha dato il pugno in testa alla Bud Spencer. Sì. Ok. Ho fuso Indiana Jones con Bud Spencer. Sì. Comunque, per rispondere a Luca, aveva una Kusarigama. C'era ancora, però adesso è steso a terra. Adesso è mia. E io scendo e inizio a legarlo. E io chiamo, perché ancora non l'ho visto arrivare, Shotaro. Tu mi chiami Shotaro e quando tu tocchi il ninja, tu che hai più affinità con gli spiriti, fammi un tiro di sapienza magica. Soddisfatto del morco. Vedo un 10 che esplode, vedo un 9, direi che è andata bene. 17, 27, 32. Ok. Stai per avvicinarti a legarlo quando Taint. Per un attimo, sì, percepisci. È l'unica cosa che mi viene. Allungo le mani per fermare tipo Shotaro, immagino che stia avvicinando. Dobbiamo immobilizzarlo, ma c'è qualcosa prima che dovesse vedere. Ah, sai che toccarlo e basta non. No, non, ok. Quanto è in pericolo di vita? Faccio medicina per capirlo. Nel senso, se gli faccio un pochino di danni, non troppi. Rischia di schiattare. 8, se stai molto attento, no. 22. Se esageri un attimino, però. Ok, allora punto la mano. Mi concentro, che ho ancora qualcosa di equilibrio, spero, visto che è il stesso round. E... non ho idea di cosa fare, non ne ho mai incontrato uno, ne ho solo sentito parlare, mi sono solo allenato. Guardate, e faccio un getto di luce verde, ok, dalle mie mani. Avada Kedavra, no. L'evoluzione, Avada Kedavra, Kono. Avada Kedavra! No, Avada Kedavra. Ale. Puoi scegliere quali tenere, 34, ma non sono i danni questi. Ah, ok. Questo è per lanciare, ti faccio Jade Strike. Devo vedere. Puoi scegliere quali tenere, 34 danni. Ah, se non voglio ucciderlo. Se non vuoi ucciderlo e vuoi fargli del danno senza... Bravo, è rimasto la metà superiore del ninja e basta. Dove le regole dicono che ne tieni tre, non che tieni tre migliori. No, no, è verissimo. Tre. È verissimo. Earth. È una delle cose belle, che puoi decidere quanto far male. Jade Strike. Qua. I danni sono, allora, almeno un rank in Taint, sì. Sì. 3, keep 3. Ok. Ah, minchia, fa malissimo. E morì. Non l'ho mai usato su una persona viva perché non ce ne sono, l'ho solo studiato.
18. Tra Keep 3 è difficile decidere quale tenere. 18 però se vedo che... Perché di solito non mi riesce bene. Se vedo che mi sta venendo un bel impulso e sono riuscito a tingere tanto, lo punto principalmente su un braccio. Ok, sì, ci sta. Puff, in teoria brucia il taint. E voi vedete delle fiamme viola nerace che si propagano dal braccio. Scusa, visto che ho fatto un tiro della Madonna, io con una frazione della luce prendo anche Shotaro. Ok, che non succede un cazzo, no. Se non ha rank, giusto? No, non succede niente. Succede niente. Però io non lo so che non ha rank, non si sa mai nella vita. Visto che è disonorevole farlo in faccia a uno, in questo caso... Eri in mezzo. Ti prende la mano troppo in alto. Io appena vedo bruciare faccio un salto indietro, faccio cazzo! Anche perché sono delle fiamme alte una spanna, viola, nerastre, che stanno bruciando e consumando la carne del tizio, che vedi per un attimo si rialza per il dolore, capisci che non è nemmeno conscio di quello che sta facendo. Shotaro, tu sei più esperto di questo, cosa si fa con questi? Esatto, io stavo per dire che... Taglia il braccio. Ok. Il tizio risviene? Il tizio risviene per lo shock e vedi che Shotaro sta già strappando un pezzo di... Sta attento a toccarlo. Lo so. Io avevo fatto 21 di medicina, nel caso lo stabilizzo perché non muoio e lo leggo per interrogarlo. Cosa... È la prima volta che ne vedo uno. Abbiamo parecchie domande da fare a questa persona. È una persona? Beh, non è ancora un demone, un oni. Ha il passo successivo è direttamente i demoni? Che ne so, sei tu l'esperto. Sì, Oida. Ma non sto molto attento di solito. Lo so che non stai molto attento. A nulla. Me lo dicono anche a casa. È bravo, ma non si impegna. Sembra il motto della mia vita. Siete voi, sei tu l'esperto qui. Io sti giorni non ho assolutamente idea di cosa fare. Mi guarda un attimo la mano. Scalda la lama con la tua fiamma. No, aspetta, faccio io. Ah sì, perché a me mi costa. Esatto, faccio io. Scalda la lama e cerca di bruciare le parti più intorno alla ferita dove ancora si vedeva del taint. Ha tagliato il braccio, ma l'ha tagliato abbastanza a caso di corsa per cercare di contenere il danno. Non sta cercando di chiudere le ferite con la con la cosa calda, perché sappiamo tutti che non è vero. Ma sta almeno cercando di chiedere, soprattutto nel caso di un braccio. Cioè, la giada fa questo effetto sulle creature, anche le pietre? Ma non siete voi che dovreste sapere queste lo cose? Non l'ho mai provato su qualcosa di effettivamente corrotto. Beh, se è quello... Non è che nelle nostre terre passa tutta questa corruzione. Abbiamo delle fattorie. Credo che sia Kaku il più esperto in questo caso. Sì, sicuramente Kaku in questo caso, secondo Shotaro. Perché dovrei essere io il più esperto? Perché sei uno scorpione, siete esperti di cose rosche. Siamo lontani dal muro, non vediamo quasi mai creature delle terre d'ombra. Perché dovrei essere esperto di corruzione? Infatti, chi ce ne siamo, mi sembra. Non sono uno Shugenja, non sono un granchio. Non sono nemmeno della famiglia Yodo. Lo scorpione è praticamente un granchio più piccolo. E allora tu sei un pirata? Non proprio. Ecco, sì, esatto. Però speravo che qualcuno di voi ne sapesse di più. Io no, qualcuno a palazzo potrebbe sapere. Esatto. E se è contagioso? E se ci siamo presi qualcosa? Sacrificheremo le nostre vite per l'imperatore. Beh, la corruzione ti mangia così dall'interno? Scusate il termine poco corretto forse, ma... No. Sai che non mi interessa molto di tutta questa cosa del politica e onore, ma so che la giada è uno degli elementi più puri. Se la giada fa questo effetto vuol dire che quelle sono creature... mostruosamente impure. Lo leggo nel frattempo, No, sa, si svegliasse, scappasse. Lo leggo nel frattempo. Ti sembra difficile che è ridotto nelle condizioni in cui è si rialzi. Sono creature mostruosamente impure. So che non è più umano. È ancora umano. Ci sono un sacco di persone nell'impero che sono corrotte, ma vengono trattate. Ma non vi preoccupate, lo porterò io in caso la buona fortuna mi assisterà. Gli antenati dell'unicorno mi proteggeranno. Cerchiamo di... Senti tuo nonno. Gli antenati dell'unicorno.
Prima vorrei avere una conferma, però. Non so se questa era la creatura che stavamo cercando. Non vedo. Vicino al fiume. No. Siamo vicino al fiume? Beh, non è molto lontano. Meglio avere la conferma. In ginocchio, pregando, chiedendo se il sacrificio era stato adeguato, se posso sapere se era la creatura che mi ha indicato. Comune. Se posso fare senza dover fare domande, posso fare un sense, tanto che cosa per percepire se lo spirito dice sì, ok, hai agito, va okay, a quel paese. Sì, allora ci può stare. Mentre lui fa quello, io sfrutterei le conoscenze di medicina per creare una specie di barella, in modo tale da poter trascinare una barella alla, lo chiamavano Trinità. Sì, anche perché tu sei l'unico di tutto il gruppo che si spingerebbe a farlo. Toccare un cadavere, una persona ferita, è una cosa impura che non va fatta mai. Lo fanno, ecco perché i monaci, dietro. Lo fanno i monaci, lo fanno i contadini che sono costretti a farlo, lo fanno... O se il tizio ferito è il daimyo o qualcuno di molto importante. Sì. A quel punto magari le mani di shugenja ce li mette. Però ci mette mano uno shugenja, sì. Un samurai normale non si mette a tamponare le ferite, se no... Tanto potrei guarirlo, ma non c'ho voglia. Perché? Perché gli darei la pace. No, ma l'ho già stabilizzato io, lo curo di 1K1, se non erro. Mi sembra che sia soddisfatto lo spirito? Soprattutto che ho bruciato sia sacrificio che braccio. Che sia soddisfatto, ma non del tutto. Percepisco che è perché vorrebbe vederlo bruciato tutto. O percepisci perché... che è soddisfatto, ma non completamente. Se vuoi sapere di più, fai una domanda. Ok. Cerco di voglio... Perché non sei soddisfatto? Cosa posso fare per soddisfare quello che ti ho chiesto? Così, senza commune, senza niente. Vabbè, no, praticamente ho fatto il senso col commune perché non volevo fare domande, se me lo facevi capire a questo punto sarò commune. E io ti sto facendo capire che è soddisfatto abbastanza di quello che hai fatto, ma non del tutto, non hai ancora fatto tutto quello che si aspettava. È buono, ma manca qualcosa. Se vuoi fare le cose per non fare domande, però ottieni anche delle risposte che sono valide fino a... Ma l'ho fatto per velocizzare il gioco, era chiaro che erano domande. Perché sennò non c'ha senso fare sense invece del commune, perché sense è capire dov'è lo spirito. Era, va bene. E io ti sto dicendo, va bene farlo. A posto, abbiamo finito, però... possiamo andare. Io lo sto... Oddio, quanto ci hai messo a fare sta cosa? 6 secondi. Appunto. Io sto costruendo una lettiga per portare quest'uomo. Per evitare il contatto. Se vuoi entrare in meditazione, no, cercare no, non di... voglio usare un altro incantesimo. No, non incantesimo, in meditazione, ti ho detto. Ora adesso, se devi allungare le mani avanti sempre... Ho detto, se vuoi entrare in meditazione entrando, dato che lui c'ha tempo perché deve costruire la cosa e cercare di avere una risposta più completa, puoi usare meditazione. Hai già fatto senso, puoi no, fare ma meditazione. Secondo me è soddisfatto. Va bene. Probabilmente, probabilmente vuole troppe cose, vuole tipo che dà fuoco anche al fiume, prosciugavo la cosa. Io non cerco di fare la cosa di fino, prendo dei rami con del fogliame in modo tale che facciano una specie di lettiga e i tronchi più spessi che facciano da... Ok, e intanto... specie di ruolo. Vedete... Tozzi. Faccino. E intanto faccino. Vedete che Shotaro lo sta spostando e rigirando con il fodero. Il fodero. Non è uno spiedino, Shotaro! Per non rovinare la spada, usa il fodero della spada. E vi guarda e fa... Ma non manca qualcosa? La pergamena? Mm. Non ce l'ha addosso. L'ha nascosta da qualche parte. Troviamola. Beh, devo fare tutto io. Già vi ho trovato questo. Portatelo, io cercherò la pergamena, ho capito. Non può essere da solo, un lupo non va mai da solo. Non c'è problema, andate con voi. Guarda, mi costringi pure a usare le frasi del cavolo. Non sono frasi del cavolo. Kitsune-sama, andate voi con Shotaro. Con Shotaro-sama, porterò io questa cosa. Ancora peggio. Io devo tornare semplicemente in città. Man mano che mi avvicino sarò sempre più al sicuro. Non mi sembra che sia il caso di dividersi. Né il caso di lasciare questo reo qua in mezzo alla foresta che può riprendersi e scappare. Credo portiamolo che cercare la pergamena. E poi cerchiamo la pergamena, anche perché troppo tempo potreste perdere le tracce. Non abbiamo nessun punto dove cercarla. Cercate gli spiriti mi hanno detto dove era la creatura, vicino al fiume. Non avevano intenzione di dirmi dove era la pergamena. Shotaro-sama, siamo... Hai chiesto dove era la pergamena. Questo è Shotaro che me lo chiede o tu, Master? No, Shotaro.
Shotaro Sama, siamo nelle vostre più, terre. Più o meno. Parlare con gli spiriti non è come parlare con una persona, ogni volta ha un costo. Cosa intendete con più o meno? E il costo per questa informazione è stato quasi che bruciasse una stanza del palazzo di Bayushi Motoko. Di Bayushi Motoko. Meglio non avere troppo a che fare con gli spiriti. Se lo dici tu, dopotutto è il caso, no? Quello che sei bravo a fare. Sì, se quello che sei bravo a fare è evitare del fuoco, di farlo. Ma questo non è quello di quel gioco. Usare quelli del vuoto. Per fare le cose del vuoto, non per chiamare quelli del fuoco. Non puoi fare commune con quelli del vuoto. Per lo specificato. Vabbè. Quindi... dove potrebbe essere nascosta? Se abbiamo un'idea di dove cercare, allora potrebbe avere senso dividersi. Ma adesso cercare così a caso nella foresta non ha senso dividersi, è una perdita di tempo. Zitto e lasciami fare il mio lavoro. Eccolo là. Questo è un 10. Questo è un 8. Quindi questo è un 18. Più 9, 27. 27 e 6, 33. Vedete che inizia a guardare dove lui era andato avanti e indietro tra gli arbusti e riesce più o meno a ricostruire da che parte fosse arrivato e vi fa cenno di seguirlo. Io nascondo il corpo legato tra i cespugli così in modo da ritrovarlo dopo a questo punto. Io a sangue freddo non lo uccido di sicuro. No, forse in questo caso seguiamolo per una tratta. E poi torniamo indietro. Tu rimani qui con il tizio. O se vuoi inizi a avviarti verso la città. Noi facciamo solo un pezzettino avanti e poi ci ricongiungiamo. Che senso ha? Infatti. Che se le tracce proseguono per chissà quanto. Piove, torniamo... le tracce non proseguiranno per molto in ogni caso. In ogni caso non ci saranno per tanto tempo. Per questo vi dico di muovervi a seguire le tracce. Andiamo. E scusatemi il tono. Iniziate a seguire Shotaro che risale alla direzione da cui il ninja è arrivato. E la situazione mi sembra assurda. Come ha fatto a entrare un tizio da solo così dentro casa vostra? Questo tizio non sembra più solo un uomo. Non solo. Appunto, dovrebbero esserci delle protezioni. Purtroppo il mio clan ha un modo di dire che nel bene o nel male ci identifica sempre. Non tutto quello che si vede è ciò che c'è davvero. Questo vale per le persone, per le idee e per i palazzi. Penso che ci fosse un passaggio segreto. È possibile. Che nessuno conosce? No, sono sicuro che Bayushi Samane fosse a conoscenza. Forse anche altri. Però non te l'ha detto. No. Ma inizio anche ad avere altri sospetti su Bayushi Sama. Non è questo il momento per parlarne. E continua a seguire le. Tanto mica quando la rincontreremo tu non ci sarai perché sarai morto, quindi. Ma noi non lo sappiamo. No. Proseguite per un po' e arrivate effettivamente molto più vicini al fiume. E le tracce diventano sempre più difficili da seguire a causa. Io lo aiuto che c'ho caccia. A causa della pioggia, tira. Lo aiuto anch'io. 14. Quando non ha senso furtività darei di percezione. Oddio, a parte un cazzo di ninja, io vado di furtività. Vai. 19. Ma furtività per trovare posti nascosti? No, furtività perché... Per nasconderti tu? No. Per seguire le tracce di uno che vuole non farsi vedere. Per mimare quello che... come mi muoverei, cerco le tracce in quel posto. In realtà alla fine è Shotaro che vi fa vedere alcuni dettagli, mentre voi vi siete concentrati su come vi muovereste voi, che è più che sensato farlo, però lui pensa da scorpione. E
si muove come si muoverebbe uno scorpione che cerca di non farsi vedere. Perciò, lasciando tracce esattamente dove voi pensereste che ci possono essere delle tracce e lasciando le vere tracce altrove. E vi fa notare alcuni dettagli, tipo questa pianta è stata spezzata apposta, se noti come è stata spezzata. E vi inizia a insegnare un paio di cosette su come si seguono le persone. Bravo! Fino a che effettivamente non risalite un pezzo del fiume notate che ci sono parecchi rami che sono buttati in maniera non esattamente naturale sopra a un, quelli che sembrano un ammasso di rocce. Spostando i rami c'è una botola sotto. Una botola? Una botola. Come sospettavo. Provo a guardare se c'è qualche trappola. Usare la pinta di mano per passare tipo le dita sui lati per vedere se sento qualcosa. Sì. Uso sincerità. È un po' più difficile se fai solo a tatto, però non è impossibile. Ok. Fai 20. Rapidità di mano immagino sia reflex. Rapidità di mano dovrebbe essere agilità. Meglio. Controlla. Allora, io invece uso sincerità. Sì, agilità. Per parlare con la botola, dai, dimmi la verità, ci sono trappole. Dai. Lo so che lo 21. Sai. Fai un giro abbastanza accurato e ti fermi a un certo punto perché nonostante la pioggia ti rendi conto che è stata messa una sostanza intorno alla botola. Non sei sicuro che sia stata messa o ci sia finita, però quando stai per arrivare sul bordo di quella sostanza che è intorno, ti fermi prima. Shotaro, tu che probabilmente sei più esperto di queste cose, non toccare qui. Merda. Una merda. No, no, ho fatto 28, 37. C'ho anche medicina e erbalismo io in caso per capire se... Hai anche carisma, perché sennò non funziona. La medicina per bolisteria. 41 ho fatto. Ok. E... si ferma un attimo, guarda. Non credo che sia un veleno dello scorpione quello. No, però potrebbe essere qualcosa tipo di quelle cose. Cioè, aspetta, quanto erano diffuse le armi da fuoco? O non cannoni e cose varie. I cannoni da assedio abbastanza, ma okay. Potrebbe essere qualcosa di fuoco esplosivo. Mi sembra un po' troppo bagnato e mi sembra molto nero e scuro. Prendo, c'è tipo un ramoscello o qualcosa di fianco. Beh, si sì. Immagina, sì, un sacco. Con il ramoscello tocco un po', vedi che è un po' gelatinosa. Guardo se è fermata un po' sul ramoscello. Sì, è una specie di olio nerastro molto denso. Prova che sta colando lungo il... Sì, cercando di non toccarlo chiaramente. Provo a vedere se riesco a capire con medicina erbalismo se può essere qualcosa. Oh, stasera! Almeno un 10 per ogni tiro l'ha fatto, eh. Che puttana! 30! Erbalismo mi fa ridere gli 1 e 2, no? Sì. Sì. Ti sembra molto 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 simile alla corruzione che si era sparsa sul braccio del tizio che avete. E sul bastoncino però non è effetto. Non è che lo corro o devo fare cose strane. No, non lo sta corrodendo. E c'è un modo per aprirla senza farla. Permettete, voglio verificare una cosa. Do fuoco alla mia mano. No, aspetta, se dentro c'è la pergamena e prende tutto fuoco. È ramoncello. Ah, ok. Vedi che la tua fiamma inizia a bruciare il ramoscello e quella sostanza nerastra cola lo stesso, non è stata assolutamente intaccata. Credo che dovreste reinvocare il potere che vi è fatto. Non è facile, ma posso provarci. C'è possibilità che la pergamena venga distrutta? E guardo Shotaro molto attentamente. È una pergamena, dipende quanto le fiamme sono... No, non sono fiamme. È la cosa che ha fatto prima quella creatura. No, non credo allora. Perché se questo veleno è immune alla mia fiamma... Se lo dici tu, cerca di fargli capire la frecciatina che io so
avendo tanta sapienza magica che gli scorpioni hanno cose un po' strane. Punto tipo la mano e tipo il pergamene del male. Ma è solo una famiglia piccola, quella da cui viene lei, ma non lo sa. Quella da cui viene lei, ma lo sa, giusto. ma questa qua è appunto è la puntata quella dove nello sguardo della sua risposta uno vedendo le puntate future torna indietro, fa avete visto che qua già si vedeva che era lei. D'altro tiro 3 terra più 1 4 perché sono fortunato, una merda, 9 sì, passato 20. Sarebbero 16 danni da Giada. Consumi tutta la corruzione che si era. Ho finito anche gli incantesimi della terra. Ma li hai finiti bene. Hai praticamente liberato tutta la botola da quella sostanza oleosa maledetta. Prendo il fodero e provo a sollevarla. Ti rendi conto che non è chiusa. Era semplicemente nascosta la botola. Non c'è bisogno di mettere 4, 8, 15, 16, 23, 42 ogni 108 minuti per evitare la fine del mondo. Mia, ma se c'era Desmond però avevamo svoltato. Ma invece no, c'è Shotaro. Luke è diventato Lost? Sì. Apri la botola con il fodero della Wakizashi e effettivamente da sotto senti odore di muffa e stantio, bagnaticcio, tipo di cantina. Come ti aveva detto il tuo spirito delle fiamme. E c'è il motoco. No. No. È qui che dovevamo venire. Vicino al fiume. C'è qualcosa dentro. C'è un corridoio. Ah, ma quindi non è una botoletta tipo nascondiglio, è un passaggio. È una botola abbastanza grossa da far passare una persona. Poi sotto un passaggio. Ida non ci sarebbe passato. No, ma io pensavo fosse tipo una botola di quelle, tipo, sai... Non è un nascondiglio. Esatto, i mini magazzini che fanno i redneck nel deserto. Oppure no. Breaking Bad. Permettete di andare a prendere. È una botola, è piccola e stretta, ci si passa fatica. Ci si passa se sei abituato a farlo e addestrato a farlo con comodità oppure con un po' di... Chissà cosa ci può essere là dentro, siamo sicuri di voler entrare così? Credo che il nostro dovere ce lo imponga. Purtroppo sì. Quanto odio il dovere. Beh, non vi preoccupate, almeno la luce non mancherà. Io do fuoco ai miei pugni. Almeno ci vediamo. Shotaro? Vado avanti. Sarebbe io. Stato bello vedere Kakita però entrare qua dentro. Si sarebbe lamentato tutto il tempo. Sempre tutto vestito bene, tutto elegante, preciso. Sai cosa sarebbe stato ancora più interessante? Vedere Akuseki entrare qua dentro. Effetto. Kakita l'avrebbe fatto per senso del dovere e si sarebbe forse lamentato poco. E vedete, c'è anche una delle poche volte che sorride. Cioè, ma Kuseki sarebbe stata una grande soddisfazione. Cioè, e poi Kakita sarebbe stato, comunque l'avrebbe trattenuta, ma sarebbe stato lì per sbottare. Sarebbe stato molto divertente, però a quanto pare li tocco. Ci siamo solo noi tre. Tocca a noi. Andiamo. Io vado per primo. Guarda la tua mano. No, io andrò per solo una pacca. Io vado per primo. Xiang va per primo. E mentre scendiamo, vedi Xiang, vedi? Noi non siamo molto saggi, non si lascia mai uno scorpione alle spalle. Però personalmente. Penso sempre che lo scorpione sia mio amico. E vinto. Anche la rana lo pensava. Tu hai i pugni accesi, vero? Sì. Ok. Cioè, oddio, per entrare. Una no, fabbrica perché... di fuochi d'artificio. Allora, la polvere da sparo. No, in realtà era solo per capire se ci vedevate. Il cunicolo dopo un po' si allarga abbastanza da riuscire a camminare. Non proprio dritti, però abbastanza. Oh, giusto per essere nelle regole, perché. Non è che io posso tenere i pugni accesi all'infinito. Posso tenerlo per un numero di turni pari a 2 adesso, mi pare, al doppio della mia scuola.
Quindi abbastanza da dare fuoco a qualcosa. Cerco qualcosa per dargli fuoco e farne una torcia improvvisata. Okay, che se poi si spegne. Che piove tutto. Ma si sente molto bene. Si sente make your own kind of music. Spero di fondo dal tunnel, sì. Spero di trovare dentro. Oh, se no, la meno peggio, ci muoviamo. Rallentatore, diciamo, perché ogni tanto devo ricaricare il mio spirito per dar fuoco ai miei pugni. Beh, ma prendiamo una torcia. Capisci, ce l'hai dietro? Io non ce l'ho. C'è però l'equipaggiamento. No. No, no. Che cos'hai nell'equipaggiamento? Lo zaino è lo zaino, non è lo zaino dell'avventuriero. Nessuno di voi ha pensato, ma neanche Shotaro ha pensato di prendere una torcia. Cazzo penso di andare vai nella foresta di pomeriggio e ti porti le torce. Quindi per questo dicevo, prendo magari dei rami secchi fuori, un tronco più grande, possibilmente se lo trovo secco. Secchi no. Ma perché piove? Perché piove. Magari uno riparato sotto una roccia, sotto fai qualcosa. Una prova di culo, tira quanti dadi vuoto ti rimangono e fai almeno 5. 10. Sì, trovi un... All'ingresso qua del cunicolo ti rendi conto che alcuni dei rami che c'erano fuori sono caduti dentro nell'aprire, spostare, smottare cose, quindi riesci a fare, non durerà ore, però qualche minuto abbastanza da entrare in profondità riesci a far bruciare. Che la cosa interessante del mono è che non ha limite all'uso dei tatuaggi, cioè lo puoi usare all'infinito, però giustamente non è che fa a durata breve 10 secondi, 5 secondi di buio, 10 secondi che palle. Ma quindi se fai così fai le luci strobo? No. Perché sono contemporanei, non posso decidere quale accendere, sinistra, destra, no. Comunque proseguite lungo il corridoio e vi rendete conto che state ovviamente tornando nella direzione del palazzo. Ah, che bello. Vedi perché uno si deve portare 50 torce. E dopo una ventina di minuti che camminate un po' a fatica sotto il terreno delle qui del c'erano palazzo. Tracce però gli chiedo a Shotaro, le vede tracce qua, non si saranno rovinate la pioggia? Non è come quello di Warhammer. Cioè, hai aperto due volte 10? Con lo stesso 10 poi. Punto. Questo è un dado. Ho fatto 28 con un dado. Che comunque è una probabilità 37, su 100. 37 e 7, 44. Praticamente la mappa del malandrino in mano. Sì, esatto. Se giocava di D&D ha preso un oggetto della Madonna. Sì, vi fa vedere che effettivamente ci sono delle tracce. Alcuni punti le più fresche vanno in direzione opposta dove stiamo andando noi. Sì, no, non ci sono altri segni di taint, di corruzione sulle pareti, per vostra fortuna. E lui è davanti, quindi non riesce a fargli vedere molto quello che riesce a trovare come tracce. Ma a te che sei più vicino ogni tanto. Anche perché ogni tanto mi fermo e battacchio in giro per vedere e cerco se ci sono nascondigli che magari siamo passati di fianco alla pergamena dove l'ha messa e non se l'è affidata nessuno. E mentre fai così, dato che Shotaro sta controllando le tracce, vi dice di nuovo le mie idee, i miei sospetti su Bayushi-sama si fanno sempre più forti, sai? Beh, vista la direzione. Credo che... Dici che è stato orchestrato? Credo che fosse tutta una prova per noi. Quindi non è stata rubata nessuna pergamena? Forse no. E addirittura e lo spettro che è stato purificato? Dovremmo chiedere a Bayushi-sama se i miei sospetti sono veri. Non ho idea di che cosa sia successo effettivamente. Seguiamo queste tracce. Non è che abbiamo molta altra scelta. Nessuna, direi. Andiamo a scoprirlo. Proseguite ancora per una decina di minuti, dopodiché tu vedi che il cunicolo si ferma e vedi che sopra di te c'è un'altra botola. Controlla prima che non ci sia lo schifo.
Anche perché è una prova per noi. Senza metterci ovviamente la torcia infuocata su. Per vedere di cosa siamo capaci? Credo di ma sì. Ma spero vivamente che non fosse un suo seguace quello che abbiamo incontrato, perché sarebbe una prova. Non molto carina che si sappia in giro che vengono usate determinate creature. Ripeto, dovremmo chiedere a lei. Mm. Io ho solo tu stai trascinando il tipo, questo momento. No, no, il l'abbiamo tipo lasciato è rimasto nel legato nel bosco. Certo. E che mi porto 70 kg di peso morto dietro? Ma l'ha messo sulla barella, legato e messo sotto all'albero. Dal cespuglio. Sì, il cespuglio quello. Sì. 70 kg di peso morto della spada. Se vuoi tornare indietro. Sì, ma poi lo devo portare da sopra. Quindi vediamo dove va questo, ma se ormai è spunto. Siamo già 20 minuti, mezz'ora che stiamo andando qua. Se n'è andato, se n'è andato. Non è stata una grande idea lasciarlo lì. L'ho detto per mezz'ora, lo riporto indietro. No, non sì, ma adesso stavamo tornando indietro, pensavo l'avessi portato. Ripeto, 70 kg di peso morto. Non ti riporti in spalla, te non hai fatto la cosa? È bassa, lo so, certo, in una botola c'entravo bene. Lo lanciavi di sotto. Le botte, si fa male. Lo potevamo uccidere a sto punto. Sì. Sicuramente sarebbe stato più saggio che lasciarlo lì. Xiang, davanti alla botola ci sei tu. Io ho avvicinato la torcia per vedere se c'è quella miasma melmanera. Ma non mi è sembrato di vedere da nessuna parte nel corridoio. È proprio dove meno te l'aspetti, è uno scorpione. La torcia è infuocata. Attivo il Kirin per la buona fortuna succedesse qualcosa. Vi chiedo di farvi un qualche metro indietro succedesse qualcosa e apro la botola. Apri la botola e vedi che è una stanza abbastanza grossa quella dove vi trovate, che vedi sopra. Ah, ok. È illuminata solo ed esclusivamente dalla tua torcia, non ci sono altre fonti di luce che vedi da sopra. Riesci solo a vedere il soffitto molto alto da dove sei. Il soffitto è di legno, è chiaramente una delle stanze del palazzo. Faccio un po' di salgo un po', tiro fuori la testa e cerco di vedere se c'è qualcosa. Io lo spingo un po' da sotto perché voglio salire. Ok, senti una lama che ti si punta sul collo. Appena metti fuori la testa. Sali o no? La situazione è un po' tagliente. E cerco con la torcia di far cambiare l'angolo della luce in modo tale che arrivi un bagliore della lama di sotto. E io tipo da sotto di lui lo guardo. Spling! Vedi un riflesso sulla lama della persona e gli sta puntando una lama alla gola. È una lama molto corta, più probabilmente un wakizashi, non è neanche un ninjato. Non dico niente. Se mi consentite, parlando con colui che impugna l'arma, a questo punto almeno mi leverei da questa situazione scomoda e finirei di uscire. Senti la lama che si... Stiamo lavorando per Bayushi-sama! Ecco. La lama si toglie dalla tua gola. Nessuno però ti dice nulla. Hai solo sentito la lama che si toglieva e qualcuno che la rinfoderava. Io lo interpreto come un segno positivo e comincio a salire. Io salgo subito dopo di lui pensando che sia una guardia o qualcosa e magari mi decapitano, però non è possibile perché è un flashback. Appena inizi a salire vedi che si accendono delle torce nella stanza. Che perché si sta finendo. La stanza dove vi trovate è la stessa dove avete avuto il vostro incontro con Bayushi-sama, con la tenda. C'è ancora lei seduta sul suo trasportino. Non si è mai mosso di lì, no. È la casa che si è spostata. E senti un flebile battito di mani. Faccio gli inchini. Grazie. Anzi, mi inchino perché è la signora del posto. Anch'io faccio gli inchini. Siete arrivati più tardi di quanto mi aspettassi, ma siete arrivati. Bayushi-sama. Che ne è del... Bayushi-sama.
del ladro. E rimasto indietro, tramortito, non può fuggire da dove l'abbiamo lasciato. Ne siete sicuri? È ancora in possesso delle sue gambe? Le gambe sì. Sì. E allora può ancora fuggire. È difficile che si riprenda senza un aiuto esterno, mia signora. Ma il suo cuore pulsa ancora, il suo sangue scorre. Sangue corrotto. Questo è vero, ma ho dato la priorità a cercare la vostra pergamena che a soccorrere colui che era il presunto ladro. A questo punto vi getta la pergamena ai piedi. Cade praticamente davanti a lei perché non ha più la forza di lanciarla. Apre la mano e rotola giù, ok. Cercavate questa? Vedi che la pergamena si sta srotolando mentre rotola verso di voi, è completamente vuota. Con tutto il rispetto, Bayushisama, la cercavate voi? Noi la cercavamo per voi? No, l'abbiamo trovata e prendo la pergamena. Vedo che almeno il buon umore vi è rimasto. Nonostante le vostre alcuni successi e alcune cocenti sconfitte. Purtroppo Bayushisama, so che l'abbiamo delusa per quanto riguarda il ritardo, ma questa casa è molto grande. Spesso anche proprio le vostre guardie hanno difficoltà a orientarsi in giro. Sono delle parole molto ardite per una volpe che non sapeva da che parte girarsi. Ma va tutto bene. E mi mangio un questo è quello che succede se si segue lo scorpione, ma non lo dico perché non ho ancora di che però c'è un limite. E faccio solo l'inchino, mettendoci però un tono sprezzante nell'inchino, che almeno quello okay. È permesso. Va bene. In realtà ciò di cui sono più dispiaciuta è che quell'orribile creatura che vi ho mandato contro sia ancora viva. Dovrebbe essere morta a quest'ora. Sono dispiaciuta che ci abbiate messo così tanto. Perché avete distrutto il mio albero di ciliegia preferito. E sono anche dispiaciuta che non abbiate prima cercato la pergamena una volta trovata la persona che l'aveva rubato. Avete perso tempo. Se fossero stati in due, uno dei due sarebbe attimo, scappato. Guardo un attimo loro. Giusto di sguardo e dico, come cazzo fa a saperlo? E non ti rispondo perché per me... No, con lo sguardo. E non ti rispondo perché per me è ovvio, siamo a casa dello scorpione, cazzo. No, come fa a sapere che non abbiamo cercato subito la pergamena dopo che abbiamo ammazzato il tipo, però non te lo posso dire adesso. Perché abbiamo ragionato a voce alta. Vabbè, parliamo dopo. Tanto che questo è un sì, gioco di sguardi. Sì, un gioco di sguardi, noi ci conosciamo. Tutto sommato, però, sono mediamente soddisfatta del vostro impegno. Certo, mi aspettavo che un branco di lupi fosse più unito, ecco. Vedo che ci sono ancora screzi e diatribe tra di voi. Dovreste appianarle. Non fa bene cercare di essere il più bravo in qualche cosa ogni volta. E questo vale per entrambi voi. E guarda Kitsune e Shotaro. Xiang no, perché Xiang è umile. Xiang è onorevole. Shotaro e Kitsune meno. No? Dovreste imparare a delegare le scelte al gruppo, più che affidarvi alla vostra unica mente. La mente di una persona è molto limitata e nessuno di noi è in grado di comprendere appieno ciò che gli altri pensano. Quindi pensare di avere sempre ragione può essere una debolezza molto grande. Io faccio un profondo inchino. Dico,
Sono contento che le vostre sagge parole dimostrino la diversità tra il clan della volpe e quello dello scorpione. Senza diversità probabilmente non ci sarebbe l'impero. E cerco con sincerità però di far capire alla gente che sta ascoltando che gli sto dicendo: tutti i tuoi ideali sono buoni, ma non sono gli stessi nostri. Quindi fatti un po' i cazzi tuoi. Però dai, fai un tiro di sincerità. È un po' tipo: non lavoriamo nello stesso reparto, il mio capo è un altro. Grazie del consiglio, ma il mio capo è un altro. Sincerità e awareness, giusto? Sì. Però 12. Beh, non è malissimo. Lei risponde: beh, sono contenta che la pensiate così. Dopotutto, se ho messo in piedi questa squadra di lupi è solo perché penso che sia più forte un gruppo di clan diversi che un gruppo di scorpioni. Siete pronti per il vostro prossimo incarico? Beh, io ci sono a pensare che sia il caso che andiamo a verificare di completare almeno una delle cose per cui l'abbiamo delusa? Credo che sia un po' tardi per quello. Fa un cenno a una delle guardie che c'erano più verso la porta della stanza, che fa rotolare la testa del tizio per terra. Mio signore, ci saranno parecchi rituali di purificazione da fare qui. Che cos'è questa creatura? Questa creatura è solo una persona che ha avuto la sfortuna di trovarsi a sconfiggere una creatura delle tenebre. Una ferita può essere letale anche se non è mortale. La sua sofferenza è stata lunga. La corruzione l'ha preso molto lentamente. E nemmeno gli sforzi della Fenice sono serviti a salvargli la vita alla fine, a quanto pare. Ma può questa corruzione essere trasmessa da uomo a uomo col semplice contatto o uccidendo questa creatura? Perdonate, ma sono ignorante riguardo... Non dovete preoccuparvi per la vostra salute o per la salute delle mie guardie, se questa è la domanda. Era più un recriminare sul nostro intercedere sul da farsi. Non sapevamo se uccidendo questa creatura avrebbe contagiato anche noi il suo male. Questa creatura era debole anche nel suo essere corrotta, oltre che debole. Non è quindi non creerà altri danni. Non è quindi possibile che una creatura corrotta ne contagi una sana. È possibile, non sì. Questa. In caso, se è possibile, vorrei parlare con qualcuno che può istruirmi al riguardo, in modo tale che se riavvenisse un evento del genere che non fosse una prova, non abbia dubbi o timori a dover agire. Immagino che allora due parole con il vostro compagno Hida-sama siano più che appropriate. Faccio un cenno col capo. È l'unico che ha chiamato Sama con rispetto verso di lui. Quindi quest'altra missione? Facendo un'altra delle guardie che vi allunga una tavoletta di legno. Pensavo un'altra pergamena. No, di nuovo! E in questo momento finite di vedere la gente che entra. E ricordiamo l'ultima tavoletta che ci ha dato. Che entra nella stanza, nel palazzo del leone. Io mi giro, verso di lui dalla finestra. Sta piovendo? Sta iniziando a piovere. Questo guerriero si domanda del perché gli spiriti piangano sempre ogni volta che uno scorpione, giunge alla nostra presenza. Giunge in nostra presenza, già. Spesso il karma ci ripropone situazioni che non abbiamo affrontato appieno. Tempo è passato, ma questo guerriero è convinto che questa volta il gioco sarà più divertente. Io spero solo di portare a compimento il mio compito. E qua si chiude la terza puntata
dei 5 anelli di Fumble GDR. Flashback. Primo flashback che ha buttato delle basi a qualche cosa. Avete visto che... Sì, deluso dal combattimento però. Non voglio più iniziare dopo di Simone. Allora lì lo sai che tu e l'iniziativa... Sì, ma poi ho fatto equilibrio, stavo per fargli la presa della terra con 30 dadi in più, eccetera, e lui psh, l'ha fatto spenserato. Ho fatto overpower io. Lui ha fatto tanto. Perché ha fatto tanto. E due attacchi insieme che capiterà, ecco, una volta ogni mai. Vedi se sei un ninja normale e cerchi di fare due attacchi senza essere di rank 6, tipo. E non è andato a finire benissimo per il ninja, poverino. No. Il ninja senza nome. Quello che avete ascoltato era La Leggenda dei Cinque Anelli, quarta edizione. Alcuni di voi ci hanno chiesto dove trovarlo. C'è un link su Amazon per un manuale, ma... ma passateci dal sito di Fango. Lo trovate vicino al fiume. Ma io vi sconsiglio in prima persona di comprare quel manuale e cercatelo piuttosto... Ho usato qualche fiera, magari a Modena, per dire. Per dirne una. O in qualche negozio, perché dato che la quarta edizione non è più in stampa, dato che La Leggenda dei Cinque Anelli è stato comprato dalla Fantasy Flight. E sta facendo un revamp totale. Stanno facendo un revamp totale, quindi questa edizione non è più stampata e quindi è difficile da trovare e i prezzi stanno lievitando. I PDF si trovano ancora anche tipo su DriveThru RPG allo stesso prezzo di prima, quindi se non vi serve fisico prendetelo digitale. Se lo volete fisico, io vi consiglio di averlo fisico perché è proprio molto un bello. Bel manuale, sì, è organizzato bene, è bello da vedere. E poi visto che non lo stampano più e la Fantasy Flight cambierà parecchio perché molto probabilmente metteranno i dadi custom loro, sì, classico. È la Fantasy Flight. Quindi probabilmente tra X anni potrebbe anche valere qualcosa. Esatto. Chiaro, non se lo pagate 2000 euro adesso perché lo trovate su eBay dai ladri, però... No, su Amazon adesso sta sui 100. E il costo di copertina? Il costo di copertina era 60. Vabbè. È aumentato, non è ancora folle. Sì, non è ancora nel collezionismo pesante. Sfrenato, no. È il momento giusto per comprare questo manuale, forse. Se non ah, tra l'altro, giusto, non c'entra niente, questa è una marchetta... Per D&D, perché io lo faccio anche se non ci hanno mai sponsorizzato. Va bene. Sponsorizzateci D&D Beyond, visto che state sponsorizzando tutti. O Asmodee, dato che è stampata in Asmodee, Italia. Stampata in Italia. Però questa qui è un po'... Non, meglio che noi dicevamo Asmodee qui. Perché sul sito, su Amazon.com, oggi, e non so se c'è ancora, ma oggi c'era il manuale del giocatore scontato a 20 euro. Quindi poi con un 5-6 euro di spese di spedizione potete prendere il manuale a 25 euro. Chiaro, se è già finita prendetelo in italiano, Asmodee. Esatto. Che altro dire? Fumble GDR è il primo podcast di giochi di ruolo in italiano. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove trovate anche gli altri nostri podcast. È il primo podcast in italiano su Rokugan. C'è qualcuno che ci ha battuto in qualche settimana. Ah, che boia. Sì, ma qualche settimana che abbiamo iniziato noi o qualche settimana abbiamo iniziato Fumble? No, qualche settimana che abbiamo iniziato Rokugan. Ah, ok, ma io conto il... Ah, vabbè. Il nome. Ok, Fumble è il primo. Capite con cosa ho a che fare. Claudio, no, lascia la bottiglia. Per questo Gianni, torna, abbiamo bisogno di te. Dicevo, ci trovate su Fumble GDR e su qwerty.it, dove trovate anche tutti gli altri nostri podcast. Capello bianco che è cresciuto. Trovate SideQuest, che è il nostro spin-off ufficiale. Trovate Epoca che è l'altro podcast e anche tutti di giochi di ruolo. Trovate Com'è quel gioco. E su qwerty.it da 2 settimane ci trovate anche Numeri, che è il nuovo podcast di QWERTY in collaborazione con Filtri. E se Filtri vi dice qualche cosa è perché quando abbiamo fatto quella puntata di Clotos con i personaggi della letteratura l'abbiamo fatto dal Filtri Festival. Loro sono gli stessi che hanno organizzato il festival, adesso stanno facendo questo podcast che si incentra sui numeri in tutte le loro sfaccettature, filosofico, fisico, matematico, sociali. Un po'. Ma anche in Numenera? Probabilmente anche in Numenera. E lo spettro di Fumble. Sono già uscite 2 puntate.
vengono registrate live a Torino, quindi se vi capita di essere a Torino andate sulla pagina di Filtri che vi dicono dove saranno le prossime puntate dal vivo, così le potete vedere in diretta. E andate anche sulla pagina Facebook, se state ascoltando in podcast non avete visto il video su Facebook o quello che è, andate sulla pagina di Facebook e iscrivetevi alla pagina, perché adesso stiamo pubblicando anche delle bellissime strip di Daniele che... Noi ogni volta ci pisciamo da ridere, sì. Perché poi se qualcuno vi ha ascoltato, ma anche se non avete ascoltato Fumble, sono molto divertenti uguali, perché sempre il tema è abbastanza generico, sì, GBR, infatti. E soprattutto approfittatene, perché chissà quanto durerà Facebook dopo gli ultimi eventi, e la pagina di Fumble non vi fotte le autorizzazioni. No, perché i dati con l'autorizzazione, non vi chiediamo niente, quindi venite, vi chiediamo solo un like. I vostri soldi, quello... però li chiediamo e ce li puoi anche non dare, non che ve li, sì, chiediamo e poi ve li rubiamo dal portafoglio di nascosto, quindi... Anche questo è vero. A proposito di soldi, potete diventare soci di QWERTY, potete fare delle donazioni a QWERTY o a Fumble. Se l'avete già fatto, potete fare altre due cose: uno, andare su iTunes e lasciare delle recensioni a 5 anelli, e due, venire al Modena, giocare a Clotos, giocare a Gattai, conoscerci di persona, yes, bere una birra con noi e tornare a casa felici. IP chi è motherfucker. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. Di già. Di già. Buonanotte. Buonanotte.